Allora, io comincerei. Che cosa dite? Con i Prego, consueti Giovanna. 5 minuti, grazie. Allora, intanto Inizia. grazie davvero all'Accademia San Luca. E non sono parole, diciamo, di piaggeria, ma sono sincere per questa organizzazione. E, ovviamente a Francesco Moschini, a Stefania Ventra, a Valeria Rotili per aver organizzato questo convegno, che è ormai arrivato alla quarta giornata, alla quarto pomeriggio, il quarto lunedì. Non so, penso che fra 2 lunedì mi mancherà, non so, andrò a fare delle commissioni pur di non sentire la mancanza di Raffaello. E posso dire di averlo seguito dall'inizio alla fine, insomma, tutto e di aver imparato già molte cose e quindi ne sono molto fiera, molto contenta. E un altro ringraziamento agli ascoltatori, al pubblico che insomma sta seguendo anche lì con una certa tenacia e caparbietà, ed è sempre, insomma, e si crea una piccola comunità Raffaello che è una delle cose che in fondo, sin dal principio, anche con il comitato scientifico, si voleva realizzare, insomma, un obiettivo realizzato. E grazie ai tanti relatori e anche ai tantissimi che hanno mandato la loro relazione al call for paper, se non sono stati selezionati. Come avete visto, la varietà degli argomenti, l'interesse appunto anche di quello che abbiamo ascoltato era tale che non si poteva, insomma, non si poteva fare un convegno di 5 giornate. Ecco, detto, questo lo dico perché abbiamo dovuto non selezionare tantissime relazioni che invece ci piacevano molto. E questo è vero sia per chi si occupa di 700 ed 800 che per chi si occupa di periodi più remoti. Penso che possiamo cominciare e lo facciamo con l'intervento di Christoph Gloriosus, che Gloriosus era proprio un arricchimento dal latino. Dunque, Christoph ha studiato storia dell'arte, scienze ausiliarie della storia all'Università di Augsburg e di Marburg, ma questo ormai molti anni fa, perché noi lo conosciamo soprattutto dal 2000 come appunto collaboratore scientifico della Biblioteca Herziana, in particolare della fototeca, e come specialista anche proprio di un settore che purtroppo non è stato fin qui tanto presente all'interno delle relazioni, ma che invece è una delle emergenze degli studi della storia dell'arte. Quindi siamo molto felici di aver selezionato il suo paper perché ci porta nella dimensione della digital art history che fin qui non era emersa come tema e che invece è un po' la direzione entro la quale molti dei nostri studi adesso stanno andando. E quindi chiederei a lui di cominciare a parlare. Il suo argomento è Raphael Expression Duty, Julius Schoppe from Berlin Academy at Rome about 1820. A lei la parola, Christoph. Grazie. Allora, io comincio in italiano, ma pure seguo in inglese. Thank you to the curators Francesco, Valeria, Stefania, and the Scientific Committee, Olivier, Giovanna, Carla, e Susanna e Antonio, for being invited. Thank you to Giovanna Capitelli and Carla Mazzarelli for their presidency. The lecture is prepared and will be held in English, but questions are, of course, allowed also in Italian or German. Please excuse my presentation slides are presented in different languages. Allora, cominciamo. Si vede tutto? Sì. Ok, va bene. So the portraits shown here by Julius Schoppe in a self-portrait is as a young artist and as a wealthy Berlin citizen and an artist in a drawing and a print. A self-portrait in later years. And at the end of my lecture, you will see his last known self-portrait. Although Berlin is now for more than 30 years capital of the reunited Federal Republic of Germany and the discussions about the reconstruction of the Berlin Palace, Berliner Schloss, with a new Humboldt Forum will never end, one important painter from Berlin is not yet in the focus of art history and fewly mentioned. I'm talking about Julius Schoppe, born 1795 in Berlin and died 1868 there, from a well-known and wealthy family of jewelers, son of a jeweler Friedrich Gottlieb Schoppe,
born in 1758 and died in 1809, and Elizabeth Schardo, born 1760, died 1839, the female cousin of the famous sculptor Johann Gottfried Schardo. Julius became a Rome Fellow about Raphael's 300th death anniversary in 1820 at the Bertolin Academy. Later, he became his professor. He designed furnishings and wall decorations of the Berlin Palace and became a famous portrait painter of the Berlin bourgeoisie and nobility, by no means dilettantic. There are enough reasons to dedicate oneself to this person, to collect sources and to ask new questions to reach some acknowledgement. Since you might not know anything or not much about this artist, I would like to give you some general information and this brief biography of him. The family tree now shows his mother Elizabeth as a cousin of Johann Gottfried Schardo and his son Wilhelm, who was together with his brother Rudolf at Thorvaldsen's house at Rome, as you can see at the image below at the right. You know this maybe famous portrait of Thorvaldsen and the two Schardo brothers. And the Zugau database of the Bibliotheca Hertziana collects all known digital identifiers together with a list of other Berlin artists lodging and studying at Rome. This data edit here is edited by Georg Schelbert. And this database I want to mention because it helped me very much to see all his connections to other artists. There are different reasons why there has never been published a biography. There was no exhibition and there is no catalogue raisonné, and it will be hardly possible in the near future. Some works are available, but in no public collection he is protagonist, even at Berlin. Some paintings and drawings are only known to art traders and private collectors. A big part from family ownership during the Second World War was transported in different, mostly insignificant collections, and during the Cold War, therefore neglected or maybe still hidden in various family or private hands. The destruction of the Berlin Palace destroyed also his works or left only some designs or reproductions known to the public. Maybe because of his humility, we do not know much about him. Although he enjoyed being part of the Berlin High Society, where he was born into and where he maintained his contacts, but stayed in the background and family life of the Biedermeier area meant more to him than fame. A lot of portraits of his own family and kin seem to show this. Of course, his picture topics have never been spectacular. There's nothing monumental, few or nothing is of nationwide or international attention. Although even Johann Wolfgang Goethe indirectly knew at least one of his works, but he left only a short critical remark that surely was not very useful for him. It was a classic painter's career with academic studies, wandering years, studies at Rome, where he was not the only one of his kinds, but in a good and famous society. And after nomination as a professor, he became a popular teacher among the students, but finally stayed a Biedermeier portrait painter and seemed to be content with it. So this print shows Julius Schoppe at the left, together with some other famous Berlin artists and his teacher, Samuel Rösel. The drawing with Klöber at the right is by the more famous and nationwide known painter, Franz Krüger. Obviously, Schoppe is really part of the Berlin bourgeoisie. We know his central address at Leipziger Straße from the publications of the Academy exhibitions. Other important sources are documents at the archive of the Berlin Academy, fortunately digitized and therefore available also during the pandemic. Starting his unspectacular academic career about 1810 at the Berlin Academy, Berliner Akademie der Künstler, never seemed to be very complicated for Schoppe. His family of famous jewelers was part of the high society. The connection to the Schardo family through his mother Elizabeth helped him to enter the academy and getting a Rome fellowship. Johann Gottfried Schardo was member of the Academy since 1788 and from 1816 until 1815 its director. Schoppe's teacher, Samuel Rösel, was very fond of him, as we know from some funny letter about Julius, where his pupil was called Schöppelchen, diciamo Schöppelino. By the way, Rösel was also present at Rome in the years 1818-19 at Villa Schultheiss, at the birthday party of Prince Kronprinz Ludwig of Bayern.
and Palazzo Caffarelli at the exhibition for Emperor Kaiser Franz. And known as a very fun man, Hauptspaßvogel, how Luise Seidler, 1819, described him. The archive of the Berlin Academy confirms in July and August 1815 that Schoppe stops his work at Berlin to travel to Vienna and Italy. Until 1816, he stayed at Vienna, and 1817, he was wandering through Austria and Switzerland to Rome. A painting at Dresden and a print at London show him together with his friends Carl Wilhelm Gropius and Carl Friedrich Zimmermann. A detailed itinerary of the journey is not yet reconstructed, but we know some of the places from the published Gropius print series. Same as Schoppe, also Julius Schnorr von Carolsfeld traveled to with Friedrich von Olivier and Carl Schmidt through the Salzburg country at this time, and the painting therefore also was attributed to Schnorr, but there is no source known to prove that they have met there. It was Julius Schoppe's mother, Elisabeth Schadow, who managed for him a Rome fellowship in April 1817. Probably he already was on his way to Rome with financial support from his family, but an additional traveling fellowship from the Berlin Academy should follow 1 year later. We do not know exactly when he reached Rome, but he surely lived at the famous artist lodge Casa Buti in Via Sistina, entrance number 51, from April 1819 to February 1821. Maybe afterwards in Via Margutta, and I'd like to mention that the king, the Prussian king, came to Rome in 1822. Maybe he still was there. So at this place in Via Sistina, he met, besides Thorvaldsen and other artists, the two members of his kin from his mother's family, Wilhelm Schadow and Rudolf Schadow, who have been here there since early 1811. Wilhelm worked at wall paintings of the Joseph and Joseph legend at the Casa Bartoli here at Palazzo Zuccari. The sculptor Rodolfo, or Ridolfo, died in 1822 at Rome and is buried nearby at the Sant'Andrea della Fratta. After the Raphael anniversary at April 1820, the Berlin Academy in August 1820 first instructed Schoppe to copy La Madonna del Sacro di Andrea del Sarto, or a wall painting of Masaccio at Florence. But later at October-November 1820, it changed its opinion to copy not at Florence, but at Rome, a painting of Jesolo from a Vatican chapel or the Sibyls of Raphael at Santa Maria della Pace. Schoppe decided to copy Raphael. Besides his general academic paintings with a lot of portraits, also a portrait of a girl from Albano, of course, the famous model Vittoria Caldoni. There are listed Santa Cecilia, Madonna Tempi, Visione di Esichil, La Transfigurazione, some usual and often copied paintings by Raphael, some kind of standard or canon. Furthermore, there are listed three drawings of the Sibyls at Santa Maria della Pace and a painting of the fresco, the one he was asked by the Academy to copy at Rome. Already five years ago, Schoppe left Berlin and therefore was staying at Rome during the Raphael anniversary, while the Berlin Academy honored Raphael with a ceremony at 6th April 1820. Maybe it has not yet become a Prussian duty to copy Raphael, but as Angela Wintholz showed in her article from 2008, Raphael als alter Ego der preußischen Monarchie, about the Raphael Hall at Potsdam, the academic ceremony could be some preparation for the Raphael cultus growing in Berlin. King Friedrich Wilhelm III already has decorated his private rooms with Raphael copies, and in the year of his death, 1840, the decision was made to create the Raphael Hall at the Orangerie of Potsdam Sanssouci under Friedrich Wilhelm IV. Benedict Savoy added 2012 in her article, Tempel des Ernstes und des Fake, the motivations for the change of collecting and looking at Raphael copies, from the royal living room to a museum of copies until photographic documentation at the end of the 19th century. Besides the difficulty that not a lot of Raphael originals were available for the Prussian kings or were robbed by Napoleon or sometimes returned to Italy, the artists of the copies had the problem that their copies were changed by another version of another artist to be presented in the royal rooms.
So now you see here a general view of the fresco, a historic photo that was made at the end of the 19th century, so shortly after the death of Julius Schoppe. It was painted at 1514, of course, you know it. Raphael had received a commission from the banker Agostino Chigi from Siena, so it's a Chigi chapel. There are the four Sibyls, Comian, the Persian, the Phrygian, and Tibetine, accompanied by angels. And here I want to show you some more historic photos from the Biblioteca Aziana, from the Phototheca here. Again, this general view and some details. And without the technical help of a ladder or another construction of a frontal view, is not possible, because you have to look at from downwards or from above. So not every Raphael original painting was consultable for the German artist, and lots of copies were made with the help of prints, often the Volpato series, but Schoppe was able to view the fresco at Rome. Nevertheless, he may have the difficulty to see the fresco only from the floor perspective or from a window above, as we can do today. See it here in a photo that made my wife here last year or 2 years ago. I think the cafe is closed now, but you can look at the fresco from above. In this webinar, Marco Pupilio already has mentioned the book by Guattini from 1860. And for Schoppe, besides the Volpato series, maybe also this Roman publication with the Stanislaw Morelli prints was important, as at least for making a decision or composing his two-dimensional copy. The quality of the prints is, of course, far away from the Volpato version that we'll see later. So at the right down there is the print from the Guattini book. Probably Julius Schoppe was not able to get as close as Marcello Forcellino last year during the restoration of the frescoes, or during some historic situations and possibilities of the photographer Domenico Anderson, who were technically able to present the frescoes in a front view. So Marcello was very lucky to see it from directly at the, but Schoppe maybe had to look from the floor or from the top. For Schoppe, the three unknown drawings of the Sibyls and the oil painting remain small studies for the academy to be sent to the professors for judging his capacity of copying an Italian original. Because of some details and the architectural elements showing the situation of the niche at the center with the three-dimensional shadow, I consider this to be done in situ, maybe in combination with some prints. Faces and anatomy seem to be very close to the original. Drapery differs in some details. Unfortunately, the pandemic does not allow us to study so many originals. It gets hard to achieve some stylistic evidence. It's worthy to get back to the museums and archives to continue the studies with the originals. Furthermore, I have already mentioned that there are or were three drawings by Schoppe of the Sibyls at Santa Maria delle Pace. But first, let's have a brief look at the study of Taddeo Zuccari and his drawing at Frankfurt with the same empty niche before we switch to the well-known Volpato print. But the Volpato print fills the empty niche with an inscription. Raphael in Venet, of course, printed reproduction of the originals were available at all academies for study purposes. It was not unusual to create a Raphael copy with the help of a print. A later copy from 1834 of Adolf Senf shows this case, because the inscription is reproduced on the painting, big enough to be presented at the Potsdam Raphael Hall, Raphael Saal, when copying Raphael maybe already has become a Prussian duty. We should ask ourselves if Senf copied also from the Schoppe painting that was already available at Berlin. The exhibition catalogs of the Berlin Academy mentions three drawings by Schoppe of the Raphael Sibyls, but it is unknown if they still exist in a private or public collection. I am not a specialist in drawings, but I just want to mention that two anonymous drawings of the Phrygian and the Comian Sibyl at the New York Cooper Hewitt collection, purchased in 1901. The provenance still has to be defined. For some unknown reason, the
The online collection is dating one of the drawings about 1600 and the other about 1800. But obviously they are made on the same paper with the same technique and by the same hand. I do not dare to propose them being two of the three missing Schoppe drawings, but at least preferred dating them about 1800 or later. Although the Cumaean Sibyl's head and shoulders are drawn in a very manieristic style on the one hand and on the other hand with a slight Biedermeier looking face. Emphasis is given to the drapery, so maybe some kind of a study with a model sitting in the manner of the Sibyls could be possible. I just want to mention the drawings because they probably show some kind of method studying this Raphael fresco in preparation to a painted version. There's no evidence, but in this case, the measures of the drawings at least more than 30 centimeter high and even a little bigger than the Sibyl figures from the Schoppe painting. The painting is all on canvas. Each Sibyl is even slightly smaller than the Sibyl drawings. Be aware that Schoppe had to send his proof of his capacity copying an Italian work to the Academy. Therefore, he could not copy in a technical manner, not reproducing a fresco, but producing a painting in usual oil on canvas technique as if it was a painting for a museum or a private collection. In comparison to the Volpato print, the painting really looks to be closer to the painting than the print. The Sibyl faces of the Volpato series are very similar to the fresco. Schoppe's painted faces seem to be identical to the Raphael Sibyl's, while Volpato's figures have got their own characteristics, more corpulent, well-fed, without muscles. The anatomy of the arms is more detailed and even closer to the anonymous drawing, while the Volpato prints do not show any muscular shadows. The academic work was not in every case supposed to be presented for the royal family, but there was always the possibility to be shown on an academic exhibition visited by Prussian king himself. So, and maybe he has seen some copies at here at Rome when the king went to Rome in 1822. Considering the articles by Wintholz and Savoy about the sympathy of the Prussian royal family for Raphael, every Berlin artist was aware of his duty to copy Raphael, not only for academic reasons, but probably also for career reasons. Raphael paintings were common at the royal apartments and presented almost like tapestry from his living rooms, study rooms to bedrooms. Schoppe's quality as a portrait painter is even shown in a Raphael copy like the Sibyl's, because he's also because he is able to be very close to the Raphael figures. Besides the quality and quantity of many Raphael copies at Berlin, we should look and concentrate on the different stories of the paintings. For example, Schoppe's copy of the Raphael Cecilia from Bologna. Maybe he copied it on his way back from home to Germany, but maybe he did it here at Rome and showed it to the king. The original was looted by Napoleon and came back some years early to Italy. Many artists had to go to Paris to copy a Raphael painting, but Schoppe did not go there. The fact that Schoppe's copy was bought by King Friedrich Wilhelm IV in 1861 and is presented at the Royal Raphael Hall because of a better quality to another copy shows us that Schoppe had become famous and well-known to the royal family. From a letter of Princessin Luise von Preußen to the painter Johann Heusinger at the 13th of November, 1822, we know that she was very touched by Schoppe's copy and wanted to know by Heusinger the possible value of the painting. Ich wünschte wohl, ihr Urteil über die heilige Cäcilie von Schoppe zu wissen und wenn es möglich wäre, den Preis dafür, ohne jedoch, dass ich genannt würde, hätten Sie die Güte, mir hierüber Auskunft zu geben? Luise wanted to know the price of the painting by Heusinger without being mentioned, but maybe her judgment on the work was not kept secret and even increased the price and forced it to be presented later at the Raphael Hall. Being known to the royal family was not only supported by Schadow, but... Deve andare a chiudere, manca... Sì, well, 2 minuti, facciamo. Being known to the royal family was not only supported by Schadow, but also by Schoppe's work with Carl Friedrich Schinkel. The problem of research is that Schinkel dominates everything and we often forget how many partners he worked together. In the Academy's exhibition catalog, we learned that Schoppe was creating wall paintings for the Emperor Friedrich Wilhelm's house chapel.
Schinkel is known and famous as an architect. When he sketched wall compositions, he filled them up with drawings and other painters who were barely mentioned. In this case, we see the wall decoration made by Schinkel, including the designs of the chapel to the Kronprinzenpalais. We see a Raphael transfiguration in one of the pictures. It can only be the composition created by Schoppe that is mentioned at the Berlin Academy. Thus, Raphael seems to be some kind of clue or door opener to the upper society. So I hope you can see it here, even it's very small, the copy of the Raphael painting. After copying Raphael and his studies at Rome, Schoppe became a famous portrait painter, including pictures in 1837 with the Prussian Princess Marie, or probably her sister Augusta. Although we do not know if this was the official situation and Schoppe really was present, but the fact itself that this group portrait gets him near and intimate to the royal family shows us that his painting abilities were well known to the Prussian family. The question remains, how far did Raphael help him? Raphael as Prussian duty, without him no chance to get into the close circle of Schadow and Schickel, without him no chance to get to the Prussian court, the first step into the circle of Schadow seemed to be easy as a member of the family. The next step, getting into the circle of Schinkel, Raphael was useful and surely helped him. For the last step to the Prussian court, maybe Raphael has already become a duty, but further research is to be done. Comparing Schoppe's biography to the other Berlin artists copying Raphael. Maybe some additions to the existing database like Zuccaro at Bibliotheca Aziana could help us asking how many Berlin artists copied Raphael and where are they presented. So let's just think about the usefulness of Raphael's works, not only as an academic model to increase the skills of a painter, but also as a helpful tool getting in touch with a wealthy society. Thank you to all the organization team and for listening from distance with or without your mask. Special thanks to my wife, Gabi Panke, as a member of the Schoppe family for getting in touch with this painter. I hope and bet Julius Schoppe gets more famous than he is until now, but not only with the help of Raphael. Dankeschön, grazie. Ah, grazie, grazie davvero, Christoph. Davvero, questo evento prende tanti temi che per noi erano molto importanti, e quindi questo uso di Raffaello come una specie di carta denaro per arrivare alla corte in generale, per costruire la propria carriera, è un altro dei temi che ci piaceva venissero toccati, e qui si usa Schoppe un po' come modello di pratica accademica, pratica di copia. Su questo sicuramente avrà molto da dire Carla Mazzarelli, però l'idea è che adesso passiamo subito all'altro intervento. E poi avremo, dopo il secondo intervento, la prima pausa per le domande e per le discussioni. E appunto vengo qui a presentare, anche se è notissimo tra di noi, insomma è un grande frequentatore della città di Roma, Grégoire Exermann, che ha studiato all'Università di Ginevra e ha lavorato a lungo sulla scultura, in particolar modo ricordo il bellissimo volume curato nel 2016 con la ricerca annessa con Ariane Varela Braga, Splendor Marmoris, I colori del marmo, un testo veramente importante. Le sue ricerche appunto sono tutte tese allo studio della scultura dal 5 all'Ottocento, ha lavorato anche ai grandi cantieri su Vincenzo Vela in Ticino, ma anche, voglio ricordare, le belle ricerche su Lorenzo Bartolini. Attualmente sta pubblicando la monografia su Guglielmo Della Porta. E quindi chiedo a Grégoire di prendere la parola. La sua relazione si intitola Opere immortali versus copie eterne, il contributo di Abraham Constantin alla promozione accademica di Raffaello sotto la Restaurazione. Grazie Grégoire. Sì. Grazie molto a Giovanna Capitelli per questa bella presentazione. Scusate, grazie anche a Francesco Moschini per l'invito a parlare, a Stefania Ventra e a Valeria Dottini per l'organizzazione. Proverò a parlare molto forte per con... Sì, Grégoire, devi veramente parlare forte, sì. Si sente ma piano, quindi per favore alza la voce, grazie. Parlo molto forte, semmai... Io vi sento molto bene, sì, la alzo, va bene? Ecco. Adesso mi metto sullo schermo. Ecco,
Allora parlerò del pittore di Ginevra Abraham Constantin, che è una figura probabilmente non nota a nessuno, ma che ebbe un successo internazionale nella prima metà dell'Ottocento come copista delle opere di Raffaello su quadri di porcellana di dimensione media, cioè quadri da camera, non più vasi, tazze o sottocoppa, negli anni 20 e 30 dell'Ottocento, prima cioè della prima invenzione della daguerrotipia che poi preannuncia la fotografia. Constantin deve il suo successo a una diligenza artigianale estrema, al perfezionamento dei processi tecnici resi possibili grazie alla manifattura di Sèvres vicino a Parigi e una capacità perfettamente mondana di entrare in relazione con tutti. Oltre alla porcellana, lascerà alla posterità un libro uscito nel 1840, Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres, edito a suo proprio nome ma scritto con Stendhal. In questa divagazione, che appare come un prolungamento delle Promenades dans Rome di Stendhal, Raffaello prende la parte del leone, cioè diventa un riferimento sistematico e una guida per imparare a guardare bene l'arte italiana del passato in genere. Quindi farò una presentazione a dittico, insomma, prima di una breve presentazione di Constantin, parlerò della sua attività a Firenze negli anni 20, in un contesto estremamente vivace, dove entra in contatto con Bartolini e con Ingres e con altre personalità. Poi negli anni 30 la sua attività a Roma, che si conclude in un certo modo con questa pubblicazione delle Idées italiennes sur quelques tableaux célèbres, che sarà un tonfo integrale, ma che oggi rimane un'opera di estremo interesse per capire la sensibilità di Raffaello tramite gli occhi di una personalità smaliziata e anche caustica come Stendhal, che aveva insomma la parte predominante in questa pubblicazione, anche se filmata da Constantin. Quindi Constantin, di cui qui avete l'autoritratto, è no, il primogenito di una famiglia... Non hai condiviso, scusa Grégoire, non hai condiviso lo schermo, devi farlo. Ricordati in due mosse. Torno. Allora, ho fatto una mossa... Esatto. Allora... Sì, torno. Partage l'écran. Ecco. Però adesso non lo vedete, no? No, non ancora. No. Quindi clicco due volte su partage l'écran. Sì. Ah, oh, aspetta. Sì, no, devo tornare. Vabbè, lo ritrovo, non era qui, ma lo ritrovo. Ecco, già vedo che qualcosa sta succedendo, però ancora non è successo. Ah, mi sa, intanto non ho mostrato solo una foto, allora ci arrivo. Raffaello, qua, ecco, scusate. Forse qui lo vedete, no? Sì, ora sì. Per favore mettilo in bene. Modalità... Bene, perfetto, ora puoi parlare, grazie. Sì. Ok. Sì, quindi autoritratto di Abraham Constantin. Il capostipite di una famiglia ginevrina di mercanti, in cui c'era la tradizione per ogni primogenito di dare il nome di una tribù, di una delle 12 tribù di Israele. Quindi nel 7, 800 e primo 900 vedete una grande quantità di Abraham, Isaac, Giuseppe o Samuele nelle famiglie, insomma, del patriziato di un certo livello. Naturalmente la storia dice che ha tirato dall'arte, ma deve fare di necessità virtù e fare una formazione di decoratore di cassette da orologio e di pittore su smalto per lavorare per l'industria orologeria di Ginevra. Abbastanza importante, però ha la possibilità di lavorare per l'École de Dessin, che è una specie di accademia che serviva a formare artisti, ma anche buoni artigiani per l'industria appunto dell'orologeria e della gioielleria di Ginevra. All'occasione di partire a Parigi nel 1807, dove viveva una nutrita colonia di artisti ginevrini, soprattutto pittori, incisori, scultori e medaglisti, viene presentato da un concittadino a Gaspard Louis Desnoyers e per lui fa una copia su smalto della Madonna della Seggiola di Raffaello, che era a Parigi parte del bottino di guerra prelevato all'Italia, e del ritratto di Napoleone di François Gérard. Quindi fin dall'inizio si colloca Constantin sotto due numi tutelari, in un certo modo Raffaello, che gli darà il titolo di Salvatore delle opere dell'Urbinate,
insomma, accreditato da varie persone, tra cui Stendhal e Pietro Giordani, e le baron François Gérard che lo promuoverà e gli aprirà tutte le porte della carriera sia a Parigi che in Italia. Ed è Gérard stesso che lo presenta a Vivant Denon, il direttore del Louvre, e lui stesso a Giuseppina di Beauharnais, la prima moglie di Napoleone, di cui fa il ritratto. In un certo modo Constantin è lanciato, riceve offerte di Elisabeth Ciocchi, la sorella di Napoleone, per diventare pittore di corte a Firenze, non prenderà questo posto, che sarà occupato invece da un altro ginevrino, Salomon Guillaume Cuny, ed è un caso di dire che insomma, gli esiliati protestanti francesi del Seicento sono loro che hanno in un certo modo incentivato l'arte della miniatura a Ginevra, e quindi non è un caso che ci sia un gran numero di pittori su smalto a Ginevra che poi vanno nell'Ottocento a riempire le corte imperiali e della Restaurazione. Quindi Salomon, Constantin rinuncia a questa bella offerta, ma tornerà a Firenze con maggior prestigio nel 1820 come inviato speciale della manifattura di Sèvres. Viene effettivamente avvicinato da Alexandre Brongniart, direttore della manifattura, che gli propone di dipingere su porcellana i dipinti, cioè le opere pittoriche più importanti. I primi tentativi non sono buoni, ma si fa aiutare da Jean-François Robert, che lui è un vecchio impiegato della manifattura, e ottiene un grande successo dipingendo su porcellana e su supporto di piccolo quadro la Madonna del Pesce e la Visitazione di Raffaello, ambedue destinate a tornare a Madrid dopo la fine dell'impero, e quindi un modo di trattenere su un supporto durevole, cioè la porcellana, i dipinti che un tempo era in Francia e che non lo sono più, quindi di mantenere una traccia cosiddetta eterna, così era considerata la porcellana, di un bene patrimoniale destituito. Quindi Constantin Fabbrica di Sèvres fa anche una copia del matrimonio di Santa Caterina di Corrèze, creato che poi la manifattura vendrà per 12.000 franchi francesi, che equivalgono a 1.000 luigi, che è il prezzo, per fare un paragone, che Gioacchino Murat spese per Amore Psiche di Canova. Quindi una porcellana di Constantin valeva il prezzo più o meno di un Canova sul mercato del primo Ottocento. Poi viene portato a Firenze nel 1820 da Brongniart per un doppio scopo. Il primo identificato... Scusa Gregoire, noi stiamo vedendo sempre la stessa diapositiva, è così, sì, vero? Sì. Ecco. Poi arriva a Firenze per vedere per copiare le opere più importanti, e che sono soprattutto di Raffaello, e per migliorare la tecnica della pittura su porcellana con la fabbrica Ginori a Doccia. A Firenze è in contatto con il potente Giovanni delle Alessandri, che è rimasto nelle grazie della corte sotto Elisabeth Ciocchi prima e sotto Ferdinando III dopo, quindi sotto l'impero e sotto la restaurazione, con la doppia funzione di direttore degli Uffizi e di presidente dell'Accademia di Belle Arti. Delle Alessandri facilita a Constantin la possibilità di accedere alle opere più famose, e in primis la Venere d'Urbino di Tiziano, che era forse statisticamente il dipinto della Galleria degli Uffizi più copiato, assieme alla Scala Italiana, con due altre opere di Tiziano, di donne nude, quindi L'amor sacro e L'amor profano della Galleria Borghese, e La Danae di Napoli a Capodimonte. Per questa opera Constantin ottiene una camera isolata a Palazzo Pitti con l'opera solo per sé, quindi non è disturbato da altri artisti, ma invece riceve continue visite dal Granduca e dalla corte, e quindi può arricchire il suo quaderno di indirizzi importanti. La Venere di Urbino è all'origine dell'incontro fra due degli artisti maggiori del momento a Firenze, cioè Lorenzo Bartolini, che si era stabilito nella capitale toscana dopo la fine dell'impero, e Jean-Auguste Dominique Ingres, che dopo il pensionato a Roma all'Accademia di Francia si era fermato prima da Bartolini e poi a conto suo per continuare a dipingere a contatto diretto con Raffaello, per l'appunto, e come sappiamo è a Firenze che realizza il suo primo grande indiscusso successo
in Francia, che è il voto di Luigi XIII, e di cui parlerò fra due minuti. Quindi Ingres entra in contatto con Constantin per ottenere il permesso di stare una giornata o due giornate con lui a copiare la Venere di Urbino, senza la quale gli sarebbe impossibile ottenere un permesso perché la lista di attesa era molto lunga. E quindi dice, questo è il dipinto di Ingres che adesso è a Baltimore negli Stati Uniti, dice che ufficialmente per fare un cartone destinato a Bartolini che deve fare una copia della Venere di Urbino per un duca inglese, che è il terzo duca di Londonderry. E quindi in queste quattro copie abbiamo un caso di scuola abbastanza interessante, con il modello originale, con una copia fedelissima e promossa a vita eterna, cioè sul supporto della porcellana, ammirata dalla corte, dai notabili, venduta a caro prezzo al principe di Carignano. Abbiamo una copia interpretativa di Ingres in basso a sinistra, dove l'artista interviene con attenuazione delle ombre, chiarimento dei colori, esaltazione della calligrafia, della linea di contorno, e una copia che non è più una copia, ma una interpretazione completa, in senso, possiamo dire, neoquattrocentesca da parte di Bartolini, che gli dà un'aria un po' botticelliana, insomma, è l'occasione di fare una creazione molto diversa. Bartolini, che doveva fare il copista, cioè copista di opere antiche e, peggio di tutto, copista di opere di Canova, per la ricca clientela, odiava questo esercizio, ma non è il caso di questa copia della Venere di Urbino, che invece è una creazione ex novo in un certo modo, ne sarà abbastanza orgoglioso e ne farà varie versioni, quella è un'altra versione che sta al Museo di Montpellier. Possiamo anche in questo caso vedere tre percorsi diversi. Il primo, Constantin, che è un artista facoltoso, accreditato e ufficiale. Il secondo, Ingres, che è ancora un artista squattrinato, che ha pochi mezzi, ma fa di tutto per ottenere un riconoscimento in Francia, e lo otterrà con il voto di Luigi XIII, che termina il suo soggiorno a Firenze, che gli darà un'importanza incontrastata nella monarchia di luglio. E Bartolini, che è già una persona riconosciuta però a livello internazionale, ma non a livello locale a Firenze, che è allontanato dai cerchi ufficiali, che fa di tutto invece per introdursi all'Accademia di Belle Arti di Firenze e, insomma, alle persone che più contano, soprattutto Giovanni degli Alessandri, gli dedicherà la sua prima opera fiorentina a grandezza naturale, a soggetto non mitologico, ammirata dai visitatori inglesi, che adesso si trova in una proprietà privata dell'Inghilterra, la dedica a Giovanni Alessandri, dedico Bartolini, l'anno non si legge, ma è 1824, nello scopo di ottenere il posto di scultore, di professore di scultura all'Accademia di Belle Arti dopo la morte di Stefano Ricci. Non la otterrà e dovrà aspettare, insomma, 20 anni prima di diventare effettivamente professore all'Accademia di Belle Arti. Invece chi era in ottimo contatto, come ho detto, con Giovanni degli Alessandri era Abraham Constantin, che riceve insomma, l'onere e l'onore di dare un autoritratto per la Galleria degli Uffizi, che è una tradizione alla quale non può disdire. Constantin invoca la sua insomma, cultura protestante, dicendo che è contro la sua etica di fare il suo autoritratto, che è vanità, eccetera. Invece è naturalmente molto felice di questa cosa. Il vero problema è che è un artista, un copista, che ha un'immaginazione molto scarsa. Quindi abbiamo qui il ritratto degli Uffizi, in cui si presenta con una certa presunzione di fronte a quello che era considerato come il ritratto della Fornarina di Raffaello agli Uffizi, ma che invece è un ritratto di donna di Sebastiano del Piombo, che si identifica completamente con le sue opere che sta copiando. Quella bella posizione non è sua, ma viene insomma fornita da Ingres, che era un ritrattista strepitoso. Ingres e Bartolini sono i ritrattisti più prolifici dell'Ottocento in assoluto. Bartolini fa più di 300 ritratti scolpiti, quindi una vera industria, ma di qualità eccelsa, e Ingres ha fatto centinaia e centinaia di ritratti a matita, quindi offre questo modello
a Constantin, che lo usa, che lo riusa per esempio in questo ritratto molto più modesto che sta a Ginevra, in cui in modo un po' goffo, non ho una buona foto, ma ne avrò un'altra fra poco, in modo goffo si rappresenta di fronte al suo proprio autoritratto, quindi questo siamo già negli anni 50, quando è invecchiato, e per il principe di Carignano fa questo ritratto abbastanza più sostenuto, quando è già a Roma negli anni 30, col fondo della cupola di San Pietro. Anche lì si ispira evidentemente al suo amico Ang e al ritratto di Gurjev, realizzato nel 1821 a Firenze, quindi perfettamente conosciuto da Constantin. Vedete naturalmente la diversa capacità di composizione abissale dei due pittori, anche se naturalmente Constantin ha un mestiere, una pazienza e un livello tecnico assolutamente strepitoso che gli vanno tantissime lode. Quindi lì ho parlato non di Raffaello, devo dire, ma di Tiziano, che comunque è uno dei dipinti più famosi, più copiati negli anni del primo Ottocento a Firenze. Adesso arriviamo a Raffaello, alla Madonna del Gran Duca, il dipinto preferito di Ferdinando III, che in un certo modo indirettamente lega i tre artisti, cioè Constantin, Ingres e Bartolini, perché manifestamente, come ha ben spiegato Ettore Spalletti, Bartolini se ne ispira per una delle sue opere più famose, che è La Carità Educatrice. In quegli anni è la sua prima e la sua unica commissione ufficiale. Bartolini aveva successo grazie ai clienti francesi, tedeschi non tanto, ma russi, inglesi, spagnoli, e questa era una commissione assieme a 8 altri pittori per la cappella di Poggio Imperiale, fare un'allegoria della carità, e magari per compiacere al Granduca si ispira a Raffaello, ma credo che più che per compiacere e per la sensibilità naturale di Bartolini verso l'arte fiorentina del 400 o il Raffaello prima maniera, quindi una cosa efficace. Ettore Spalletto mostra anche che per il famoso dipinto di Ingres, il voto di Luigi XIII, c'è anche un'ispirazione indiretta, filtrata, ma palese comunque, della Madonna del Granduca, ed è vero, e invece Constantin si accontenta di fare una copia. È una copia di grande qualità, e la prima porcellana a grandezza cioè grandezza uguale all'originale. Naturalmente un dipinto di piccole dimensioni o di un dipinto da camera, ma il fatto che... Gregoire, caro, purtroppo non hai molto tempo, quindi almeno facci sentire il sapore della seconda parte del dittico. Sì, allora vado... No, per dire che comunque è un grande successo. Successo che verrà poi apprezzato questo è un elemento per parlare insomma del primitivismo di Bartolini di Ingres, che guarda all'antichità, al primitivismo dell'antichità e il primitivismo del 400, quindi questo è palese da questa immagine. Questo primitivismo, che naturalmente aveva un successo, un grande fenomeno dell'Ottocento, invece non è capito sempre, quindi stranamente Alexandre Brongniart dice che la Madonna viene esposta, non ha avuto il successo che si voleva perché è un Raffaello di primo periodo, quindi è ancora un po' goffo. Naturalmente non la intende così il critico Pietro Giordani, di cui faccio un breve commento, perché scrive una critica di grande, insomma, una lettera a Cicognara del 1824, in cui dice in sostanza, ed è quello di cui Stendhal è anche convinto, e così arriverò a Roma, che Constantin è il salvatore di Raffaello, perché fra qualche anno i dipinti di Raffaello saranno distrutti dal tempo e da vari agenti, mentre Constantin, che è un diligente copista che usa un supporto eterno, riuscirà a fare una cosa che durerà per l'eternità. E quindi immagina in questa lettera essere al posto di Raffaello, Raffaello depresso perché vede che le sue opere non dureranno, mentre invece quelle del rivale Michelangelo, che sono in marmo, potranno durare secoli e secoli. E quindi dice: assai prima che 500 anni si compiano, sarò scolorato, sparuto, sarò in gran parte cancellato. Adesso che festeggiamo i 500 anni di Raffaello, possiamo dire che non è così.
per fortuna, e questo grazie magari alla tecnica, grazie alla musealizzazione e soprattutto grazie alle tecniche di restauro. La cosa molto sorprendente è che per Pietro Giordani il restauratore non conta, il restauratore nel peggiore dei casi è un agente negativo allo stesso tempo del passare del tempo, e quello che salva è il diligente copista che trasmette alla posterità qualcosa che comunque non può durare, cioè l'opera di pittura. Ed è questo che un po' all'origine del successo europeo riconosciuto di Constantin in questi anni venti, questo pittore sconosciuto che arriva con le credenziali dalla fabbrica di Serre, ha questo grande talento ed è il primo a fare la pittura in porcellana a grande dimensione. E quindi non si ferma in questa strada, viene spedito a Roma per più, insomma, per una sfida maggiore, e di copiare a questo punto gli affreschi delle stanze di Raffaello, naturalmente non a grandezza naturale, questo è una messa in scena che trovate al Musée di Sèvres, che riproduce la forma a mezzaluna e quindi con dipinto dopo una falsa prospettiva dalla finestra. Realizzare questi dipinti, però forse la climax, cioè l'apogeo di, e lì sarà un po' un punto conclusivo, l'apogeo di Constantin non è tanto di aver dipinto, di aver riprodotto con fedeltà alcuni dei dipinti delle stanze di Raffaello, ma di aver riprodotto l'ultimo testamento di Raffaello, quindi la Trasfigurazione. E anche si compiace di dire che era impossibile ottenere un appuntamento, cioè di prenotare, un po' come la Herziana adesso, è impossibile prenotare una giornata di studio, lì ancora più difficile per la Trasfigurazione, dicendo che c'è per 100 anni di attesa, ma lui ha dei contatti con il Camerlengo che lo fa passare davanti a tutti e davanti ai membri dell'Accademia di San Luca, quindi si capisce che ci sono degli attriti molto forti, ma naturalmente è orgoglioso Constantin e ha queste credenziali, come dicevo, della fabbrica di Sèvres, e realizza questo dipinto che fa un po' da punto cardine di questo libro scritto a quattro mani che incorona in un certo modo la fine, il fine o la conclusione dei suoi due soggiorni in Italia, che sono soggiorni ripetuti, ma insomma negli anni 20 e 30, che sono queste idee di alcuni artisti, cioè di alcuni dipinti importanti in Italia. E adesso ne mostro, sì, devo dire una cosa, e dopo ne farò un breve commento su alcuni aspetti che meritano di essere detto, ma per parlare in modo un esempio solo dei contatti di Constantin con l'Accademia in genere, con l'Accademia di San Luca, e che offre a un certo Monsieur Volpato, che naturalmente non è il Volpato di fine Settecento, che forse avrà un posto segretario dell'Accademia di Beaux-Arts, offre questo opuscolo di un interesse abbastanza modesto, ma in cui si presenta come Constantin, auteur de la copie sur porcelaine de la Transfiguration, eccetera. Quindi fa di questo elemento, insomma, di questa realizzazione un traguardo della sua attività, ma soprattutto del suo ruolo, anche da lui sentito, di salvatore o insomma di persona che lega alla posterità le opere di Raffaello. E la prima pagina è molto interessante, naturalmente scritta a quattro mani con Stendhal, in cui traspare lo spirito, magari lo spirito ironico, intelligente, caustico, anche in un certo modo insolente. Dice, bon, j'ai passé 6 années à Florence, de 1820 à 1826, quindi parla dell'autorità con la quale può parlare dei dipinti italiani, quindi la prima è il tempo passato in Italia, 7 anni a Roma e 6 anni a Florence, e c'è questa formula abbastanza strana, dicendo che les œuvres de Raffaello ont été successivement transportées sur porcelaine. E si ces copies sont loin d'être immortelles comme les originaux, du moins elles sont éternelles. E quindi dice che gli immortali, gli artisti come Raffaello fanno delle opere immortali, ma con la tecnica moderna può fare delle cose eterne. Qui una specie di captatio benevolentia ossimoresca, perché non è per niente naturalmente modesta, ma una forma di presunzione
abbastanza tipica dell'artista, parla delle difficoltà tecniche naturalmente, perché sono opere di grande dimensione che vengono fatte in un primo tempo a Roma, spedite per una prima cottura a Sèvres, dove i forni erano adatti, rispediti a Roma, ritoccati, rispediti a Sèvres, quindi ci sono due andata e ritorno, un processo logistico abbastanza complicato. E in conclusione, voici mon excuse pour oser écrire. J'ai regardé la transfiguration 6 fois par semaine pendant un an et 5 à 6 heures chaque jour. Sans le vouloir, sans y changer, j'ai fait des remarques qui, à défaut de mérite plus relevé auquel je n'ai garde de prétendre, auront peut-être le mérite de la nouveauté pour les personnes qui n'ont pas regardé la transfiguration pendant 1560 heures. E quindi questo aspetto contabile che è tipico delle promenade dans Rome di Stendhal. E quindi è la continuità che dà a Constantin quell'autorità di parlare di questi dipinti. E come dicevo, è abbastanza singolare in questo libro, qui si è fatto un'edizione commentata, ma che comunque andrebbe letto riga dopo riga perché è molto ricco. Come dicevo, la figura del restauratore non è assolutamente considerata, anzi è derisa più di una volta. Si parla dei restauri pessimi di Carlo Maratta, dicono Charles Marat alle stanze, e quindi quello che fa invece un'opera di bonifica è il copista, in questo caso Constantin, e per di più è quello che ha passato più tempo a osservare e a scrutare l'opera. Oggi diremmo forse il contrario, oggi per fortuna, cioè i grandi specialisti queste opere che stiamo festeggiando, che stiamo studiando, sono appunto i restauratori. E per esempio, non so, Gianluigi Colalucci, lui non ha passato 1560 ore davanti a Raffaello, ma ha passato 14 anni con Michelangelo a restaurare la volta e il giudizio finale. Quindi un rapporto completamente invertito e ci lascia, per la nostra sensibilità, abbastanza sconcertato quella pretensione del copista a essere non tanto io specialista, ma quello che offre alla posterità un patrimonio in pericolo. E questo è dell'aspetto conclusivo, se ho ancora tre minuti, c'è non detto, non pronunciato, perché siamo sotto la monarchia. Guarda, un minuto. Un minuto? Sì. Bene. Grazie, caro. L'aspetto non detto è quello del bottino di guerra di Napoleone, quindi tutti questi dipinti di Raffaello, che non solo di Raffaello, che hanno portati a Parigi e restaurati per due motivi principali: il restauro naturalmente per salvare un'opera in pericolo, ma il restauro come prova di proprietà patrimoniale, cioè chi restaura un'opera ne è proprietario de facto, e quindi i francesi avranno grande resistenza a restituire alla restaurazione le opere per di più restaurati, quindi sottintendo che sarebbe un modo di restituirle all'incuria degli altri paesi. Naturalmente lì si fa il contrario, non si cita il restauratore e per di più si parla di trasferimento, cioè la trasfigurazione di Raffaello, cioè i francesi hanno provato a trasferire da supporto di legno a supporto di tela vari dipinti e soprattutto i dipinti di Raffaello. L'apogeo sarebbe stato di trasferire la trasfigurazione da legno a tela, non l'hanno fatta, forse hanno avuto paura, forse hanno avuto troppi dibattiti, e in un certo modo Constantin si presenta come quello che, dopo l'insuccesso dei francesi che hanno mancato il trasferimento da legno a tela, lui è riuscito a fare il trasferimento da legno a porcellana. In modo, insomma, non detto è il suo modo di, la maniera di presentarsi. In questo libro, che viene scritto, come dicevo, da Stendhal, e non è un caso che il primo dipinto descritto in questo libro, che è una specie di passeggiata in cui Raffaello torna almeno 5 volte, il primo dipinto descritto è appunto la Trasfigurazione, che ha un posto importante a Parigi, vedete questa sfilata nella Grande Galerie. E volevo concludere dicendo questo, che Constantin, che può apparire come un modesto copista, era circondato da altri ginevrini un po' più svegli, un po' più creativi di lui, possiamo dire, che si sono formati tutti nell'ambito parigino estremamente fecondo dell'impero, attorno all'atelier di David e in un luogo saturo di opere di Raffaello. Tutte queste opere
concentrate nello stesso posto, doveva naturalmente essere un modo unico di ispirarsi, e non per niente vediamo la trafigurazione in mezzo a questa sfilata. C'è anche il reverso della medaglia, più interessante è lo spirito caustico, anche condiviso da Ginevrini, che essendo anglofili avranno questa vena. E concludo con questo è una caricatura abbastanza dura di Wolfgang Adam Töpfer, stessa generazione di Constantin, amico di Constantin, che rappresenta un'assemblea di dotti che sta guardando la trasfigurazione, dicendo naturalmente delle riflessioni senza peso, che sono ridotti a essere semplici manichini, che ripetono delle teorie già fatte. E questo è un po' lo scopo di Stendhal, sotto la penna di Constantin, con le idee su qualche tableau italien, e di dare al lettore gli strumenti per poter giudicare da se stesso la pittura italiana e la pittura di Raffaello, senza essere insomma influenzato, senza essere preda, senza essere ostaggio di teorie preconcette. E quindi questo spirito l'ha ben capito Wolfgang Adam Töpfer, e potremmo rincrescere magari che questo libro non sia stato scritto piuttosto a quattro mani fra Stendhal e Töpfer, forse avrebbe avuto una coerenza e una fortuna critica maggiore. Vi ringrazio. Grazie Gregoire, grazie davvero, bellissimo intervento, anche qui tante immagino riflessioni. E forse adesso passo la parola prima alla discussant Carla Mazzarelli, e poi ci saranno sicuramente domande, e abbiamo 10 minuti, forse anche qualche minuto in sì, più di 10, 15, se sì, un quarto d'ora, e poi ci prendiamo una piccola pausa. Allora, grazie a entrambi, davvero sia a Christoph che a Gregoire. Io avrei tantissimi, diciamo, tantissimi spunti, anche tantissime domande, però diciamo, lascio il più possibile spazio anche alla discussione diciamo, che viene dal pubblico. Quindi intanto già chiedo a chi è connesso se vuole intanto prenotarsi alzando la mano, in modo che così, diciamo, abbiamo già un po' il quadro delle domande che sono previste. Diciamo, io mi limito a due riflessioni che magari possono essere anche l'occasione poi di diciamo, appunto, stimolare la discussione. Con Giovanna avevamo pensato proprio di mettere insieme, di isolare appunto prima della pausa questi due interventi, che in effetti diciamo hanno in comune un tema, mi sembra molto chiaramente, che è quello della, potremmo dire così, della carriera dell'artista o dell'artista copista all'ombra di Raffaello, se non appunto al nome tutelare di Raffaello. Cioè, diciamo, il tema è anche proprio quello del passaggio che evocava già Giovanna Capitelli, del ruolo di Raffaello nell'ambito della formazione artistica. Raffaello, appunto, un riferimento sia per Chope che per Constantin, nella prima fase, diciamo, di formazione di questi artisti, ma poi diventa, forse lo potremmo definire, una vera e propria patente di abilità. Cioè Raffaello come patente di abilità per immettersi sul mercato, per diventare, diciamo, per essere riconosciuti forse anche come artisti. Cioè il confronto con Raffaello, l'immedesimazione con Raffaello anche nell'ambito della ricezione della pubblicistica, della letteratura artistica, del contesto coevo che fa da riferimento nella cerchia intorno alla quale si muovono questi artisti, diciamo, si carica anche di questo significato. Per me c'è un aspetto importante che volevo sottolineare, che un po', diciamo, rigiro in un certo senso la domanda ad entrambi i relatori. Mi sembra importante che, in entrambi i casi, che quello che emerge è anche proprio il ruolo della rete di riferimento per questi artisti. Cioè, in entrambi i casi siamo nella, diciamo, Roma cosmopolita, o anche Firenze, diciamo, come luogo di incontro di artisti di provenienze diverse. Cioè, che ruolo ha avuto, questo per esempio lo chiedo a Christoph, per esempio l'atelier di Thorvaldsen, Casa Buti, nel rilancio del ruolo di Raffaello anche nell'ambito del mercato artistico. Penso per esempio al fatto che negli stessi anni, proprio lei ha citato Senf,
Senf è amico sodale di Thorvaldsen, anzi Thorvaldsen mi sembra anche di ricordare da alcune ricerche che avevo fatto anch'io proprio sull'accesso degli artisti in questi stessi anni a Santa Maria della Pace, che davvero, diciamo, io ho un po' letto i registri di accesso, Santa Maria della Pace in questi anni è davvero un luogo di polarizzazione degli artisti, una sorta di museo più che una chiesa, diciamo veramente. A leggere questi registri si pensa quasi ad un luogo dove diciamo insomma si fa fatica a stare diciamo in uno stesso spazio più di uno o due artisti, proprio perché davvero gli artisti che vi operavano erano molti, e penso per esempio ad Amsler, che è un incisore che proprio in quegli anni risiede a casa Thorvaldsen ed esegue un'incisione dalle Sibille. Quindi mi chiedo se in questa elaborazione anche delle pratiche, no? Christoph che Costantin, stavo dicendo, ti stavo diciamo certo. Non è un complimento per Gregoire. No, però diciamo ti stavo assimilando al tuo tema, e mi sembra che anche l'altro aspetto molto importante che emerge è questa riflessione sulle pratiche, cioè come copiare nel modo più efficace possibile. Christoph, diciamo, ha tirato fuori questo confronto molto interessante con le incisioni di Volpato, ma anche con appunto i disegni seicenteschi. Ecco, anche, diciamo, come può aver influito anche la discussione, per esempio, tra questi artisti, tra gli incisori, quindi non solo il confronto con l'incisione, ma proprio il confronto tra copisti e incisori nell'elaborare, diciamo, degli strumenti, delle pratiche della copia che poi fossero convincenti non solo sul piano del mercato, ma sul piano, ecco qui si apre l'altro tema estremamente interessante, della, diciamo, della perpetuità della copia, no? Di questo ruolo, diciamo, della copia di eternare in un qualche modo l'originale. Su questo appunto Gregoire anche è una riflessione, ma in un qualche modo è anche una domanda. Mi chiedevo mentre parlavi se, diciamo, questo ruolo così importante dato alla porcellana, alla fabbrica di Sèvres, quindi in un qualche modo come diciamo anche luogo di rilancio di Raffaello, in generale dei pittori, diciamo dei cosiddetti old masters, per dirlo appunto all'anglosassone, nel rilancio e anche però quasi nel renderli eterni rispetto appunto agli originali che vanno deperendo, non sia anche una risposta, sia in termini appunto di pratiche, sia in termini di mercato, al ruolo del micromosaico nell'ambito della cultura, per esempio, romana, no? Perché questo tema della perpetuità della copia rispetto all'originale era molto dibattuto nell'ambito della cultura romana, e non solo, penso anche ai testi scritti proprio, per esempio pensavo all'abbozzo anche della storia dell'arte di Meyer, proprio peraltro artista svizzero, che proprio discute del ruolo di quali copie e quali tecniche siano quelle più efficaci per rimanere eterne rispetto all'originale, e uno dei temi è proprio quello del micromosaico. E siccome il micromosaico è proprio una tecnica, lo sappiamo, di cui si fa, diciamo, portatrice la cultura pontificia fino all'Ottocento inoltrato, mi chiedo se la porcellana non sia in un qualche modo la risposta, no? La risposta, ma anche, diciamo, ovviamente l'alternativa francese di cui poi Constantin si fa portavoce. E poi un altro tema, all'atere, che però per me è molto interessante, essendo, diciamo, come sapete, un addict dalle copie da un po' di anni, è questo tema anche delle biografie del copista, cioè lì secondo me c'è davvero ci sono tanti topoi che emergono nel testo che leggevi di Constantin, in cui ritorna Raffaello, cioè topoi che però vanno fatti risalire, se vogliamo, anche alla letteratura artistica del Cinquecento, del Seicento, cioè il riconoscersi come artisti proprio attraverso il confronto con Raffaello. E però penso anche al fronte francese, cioè in questi stessi anni c'è tutta una letteratura artistica molto ampia, per esempio per questo celebre copista Cigalon, che proprio negli anni 30-40 diventa il copista padre della patria, diciamo, e su cui si sviluppa proprio una letteratura, diciamo, del peintre copista, in quel caso però il Paladino è Michelangelo, quindi diciamo è proprio l'alternativa a Raffaello.
Ecco, diciamo, mi fermo qui, forse ho anche parlato un po' troppo, sono domande e riflessioni, non so se nel frattempo volete rispondere e poi lancerei subito Poi ci sono Michela Di Marco e Francesca Valli. Non so se vuole iniziare Christoph e poi Gregoire. Solo per rispondere un pochino anche sul microcosmo qui in Casa Buti, sappiamo tutti anche di Noa che quasi tutti artisti tedeschi negli anni 80-20 sono stati qui e c'è un microcosmo, ma non sappiamo esattamente cosa hanno parlato insieme a come è stata la vita direttamente e poi mancano anche su Noa, mancano alcune informazioni su Shop, cioè su tutti gli altri sappiamo tanto, ma su Shop poco. Ma allora perché lui ha deciso di copiare Santa Maria della Pace? Non si sa esattamente, ma sappiamo che lui ha lavorato insieme anche con Torvalds direttamente quando ha copiato, quando ha fatto il ritratto della Caldoni, per esempio, sono stati insieme. C'è stato un contatto, ma la decisione non sappiamo esattamente. Cosa sono i libri che ha visto? C'è poco, allora si può pensare su questo, devo cercare ancora nuove risorse, ma manca tanto. Allora c'è solo questo microcosmo anche in questa grande casa, con diversi ingressi anche. C'è stata anche la situazione della fondazione della Chiesa Luterana qui nel 1817, è arrivato al König Friedrich il terzo 822, e poi mancavano risorse anche nell'archivio della Chiesa Luterana, non si sa esattamente cosa è stato il dialogo. Ci sono alcune lettere dell'archivio di Sharov, e forse si deve proseguire su questo e poi continua il lavoro. Grazie. Gregoire, non so se... Sì, grazie. Sì, l'idea dell'industria della porcellana come elemento concorrenziale rispetto al micromosaico tipicamente francese è assolutamente interessante. E lì è interessante anche la lettera di Pietro Giordani, che è scritta molto bene, perché lui fa le lode sperticate di Abraham Constantin, questo ginevrino molto bravo, ma non è, sa bene che ci sono altre tecniche perenne come quella, ma ha questa strana teoria dicendo che il mosaico non è vera arte, sì è arte ma un modo di scomporre e ricomporre, mentre Constantin rimane un pittore, quindi lì secondo lui c'è un tramite più diretto, va fino a dire che c'è un modo, c'è la libertà artistica della pennellata che sta anche nella porcellana. Poi c'è la risposta di Leopoldo Cicognara che dice ma guarda che la porcellana è una cosa talmente minuta che la libertà della pennellata c'entra poco, ma insomma c'è questa idea che entra in conto. Ed è vero che per i francesi fare delle copie nel primo 800 è molto importante e Cigalon ha questo grande ruolo. Io mi credo se i francesi rimpiangendo la perdita del loro bottino sono ancora più indotti a fare tante copie per Parigi nella restaurazione. È interessante vedere le lettere in gran parte inedite di Constantin che andrebbe pubblicato in un certo modo. Lui cita Cigalon che fa la copia di Michelangelo, ma è molto parco, molto sobrio, si dice sì, una buona copia, potrebbe che l'aura di successo, quindi c'è una specie di distanza, non so se di disprezzo, ma credo che Constantin è un entrepreneur, quindi uno che fa funzionare il suo commercio e per di più viene considerato come un artista da Pietro Giordani, da Stendhal e da altri, quindi tanto meglio perché così il suo affare funziona ancora meglio. Adesso sono forse un po' duro, ma lui si posiziona come uno che lavora per Sèvres e anche lavora per se stesso, perché per Sèvres in 5 anni fa 12 dipinti in 5 anni a Firenze e ne dà solo 3 a Sèvres e tutto il resto le vende per conto suo. Quindi lui usa le facilità ufficiali della fabbrica e lavora soprattutto per conto suo, quindi una specie di artista outsider, entrepreneur in questo senso. Benissimo, molto costoso poi, se ho capito bene. Sì, infatti, quello è un altro aspetto. Michela, prendi pure, attiva pure l'audio.
Non so se c'è qualcun altro. Anche c'è prima Michela e poi c'è Francesca. Non credo sia abbassando. No, Michela non si sente. Aspetta. No, ma sì, ma io lo attivo, ma viene disattivato. Ora si sente. Adesso è attivato. Bene, buon pomeriggio a tutti. Volevo solo confermare a proposito delle strategie di autopromozione di Constantin, nell'avvertissement del suo libro, lui dice che sono state comprate molte copie da Raffaello degli Uffizi, dai Raffaello degli Uffizi, dal re di Sardegna, e si vedono a Torino, lui così scrive. In realtà quando Carlo Alberto nel 1826 compra le copie non è ancora il re di Sardegna, è evidente che fa molto più gioco lasciare la testimonianza di questo acquisto così nobilitante. Ed è una serie meravigliosa che aveva studiato molto bene Sandra Pinto, e mi fa piacere di ricordare Sandra in questo momento, perché è stata lei a tirar fuori dai depositi queste splendide porcellane di Constantin e allestirle nel primo allestimento che lei aveva curato nella Galleria Sabauda quando era ancora nel Palazzo dell'Accademia delle Scienze nel 1987, a chiusura del settore dedicato al collezionismo dinastico da Carlo Emanuele III a Carlo Felice. Chiudeva bene questa serie perché era appunto il momento in cui Carlo Alberto, non ancora re, pensava di arricchire la propria collezione, che poi viene riversata invece dal 1832 nella Galleria Sabauda, appena istituita come museo. È interessante anche il fatto che la scelta di Carlo Alberto veniva ad essere necessaria in quel momento perché le collezioni dinastiche che avevano perso la Madonna d'Orléans, che era nelle collezioni dinastiche, era stata fino al 1647 quando fu rubata, e non avevano Raffaello, quindi avere Raffaello in copia era già molto importante. Dopodiché viene acquistata nel 28 la Madonna della Tenda come un originale, declassando il vero originale, che è quello di Monaco, a copia. Tutto questo si trova adesso nella mostra che il Museo Reali hanno realizzato in Galleria Sabauda a Torino, la mostra della serie promosse dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni di Raffaello, e quindi dalla settimana prossima potrà essere rivisitata e si potranno rivedere anche le porcellane di Constantin. Grazie Grégoire, grazie tante per questo bel intervento. Grazie a voi. Grazie. Adesso c'è Francesca Valli. Buongiorno a tutti e grazie di poter condividere tutte queste cose. Veramente mancherà anche a me questo appuntamento. Sono pillole, nient'altro, ma avevo notato come, e mi sembra una cosa importante e una crescita anche, questo cambiamento di prospettiva. Sembrava quasi fino a un certo punto che il problema fosse un'evoluzione iconografica nella selezione di Raffaello, adesso arrivano le tecniche e questo cambia tantissimo, cioè non è più tanto il discorso di Raffaello romano, Raffaello primitivo, e vabbè, cambia il secolo e cambiano cose. E allora in quello, certo, da lassù da dove vengo, cioè da Milano, non posso dimenticare la copia del Cenacolo di Bossi, con quello che ha voluto dire, sì, anche a mosaico, ma anche una copia che non vuol dire soltanto un'operazione di conservazione o di protezione, di tutela, ma anche comincia a essere di interpretazione. Non è un caso, e quindi comincia la storia dell'arte, seppur a un livello minimale, ma certo nel lavoro che fa Bossi, seppur sul Cenacolo, non c'entra in questo Raffaello, in tutta la trafila che percorre delle copie, questo è il senso. Ma anche mi faceva piacere ricordare
una lettura che può essere interessante in questo discorso: restauro o copia? Bene, Cavalcaselle nel 63, nel libretto famoso sulla conservazione, poi sulla riforma delle accademie, dice che per un restauratore il primo gesto da fare è di copiare. Quindi, questo è interessante capire, ecco, è ancora quindi è legato a questo procedimento. Una cosa che chiedo e mi domando, il discorso tecniche, è legato anche a un discorso di committenza, o per dire, o anche di destinazione. Sappiamo tutti la differenza che c'è, almeno ancora in età di restaurazione, fra tradurre Raffaello a Bulino e tradurre Raffaello a Contorno. Quando il Contorno è appunto, per esempio, gli stessi a Milano, gli stessi allievi di Longhi, questa scuola di bulinisti famosi, gli stessi fanno le stampe a Contorno per il catalogo della Pinacoteca. Invece le stampe a Bulino per cosa? Immagino per una destinazione borghese, quasi di arredo ormai, anche perché il Bulino ha quell'effetto mimetico, anche consapevole, no? Si cerca proprio un effetto mimetico, anzi in concorrenza con la pittura. E allora chiedo anche, queste copie su porcellana, anche quelle potevano avere questa destinazione, un mercato più borghese rispetto alle copie di Potsdam, dico. Io penso proprio di sì, perché effettivamente c'è il mimetismo che è molto seducente ed è molto diverso dalle illustrazioni di Cicognara, che sono a Contorno per questo tipo di oggettività scientifica, eccetera. Boh, mi fa pensare a questo punto a Bartolini, che lui anche deve promuovere le sue opere, quindi chiede prima a Paolo Toschi, che fa delle incisioni costosissime, e poi appena esiste la daguerrotipia la usa subito per presentare le sue opere, quindi il mimetismo forse nell'Ottocento diventa man mano la regola prioritaria rispetto al Contorno, ma quello forse lei non ne saprà più di me in questo senso. Ringrazio anche Michela Di Marco per il riferimento a Sandra Pinto, naturalmente molto importante. Io ho letto tanto di Sandra Pinto per Bartolini, non ho avuto il tempo di leggere tutto quello che dovevo per Constantin, per una relativa difficoltà delle biblioteche, ma lo farò e andrò quanto prima a Torino a vedere queste cose. Grazie, sì, un'altra postilla che volevo dire, poi forse se non ci sono altre domande, non so se ci sono altre domande. Sembrerebbe di no. Non so se dalla chat ci sono... No, sono solo complimenti. Complimenti dalla chat per tutti voi. Ecco. Sì, una piccola postilla, allora, anche che volevo dire in riferimento a questo tema del rapporto anche che ha sollevato Grégoire, molto interessante, tra copia e restauro. Anche qui forse mi sembra, diciamo, importante sottolineare che questo è un dibattito molto vivace proprio a Roma in quegli anni, diciamo tra gli anni 20 e 30. Pensiamo anche alla questione proprio del problema del dibattito Camuccini-Minardi relativo proprio al restauro delle logge di Raffaello, e Camuccini aveva proposto di fare delle copie, cioè il problema diciamo si pone anche proprio a livello di riflessione sulle pratiche del restauro e sull'intoccabilità o meno di determinate opere, e quindi delle opere in Raffaello, di Raffaello in modo particolare. E un aspetto che mi viene in mente, mi chiedo anche se in questa difesa in un qualche modo della copia rispetto al restauro ci sia anche in un qualche modo una difesa di categoria, proprio perché, appunto, come faceva notare Francesca Valli, diciamo nel corso del Settecento, almeno fino appunto ancora nei primi anni dell'Ottocento, diciamo i restauratori erano copisti, la professione del copista diciamo spesso si identificava con quella del restauratore in un certo senso. Quindi ecco, mi chiedo se c'è anche questo aspetto, sì, un po' di difesa. Vengono tutti dall'accademia, non è per categoria, vengono tutti da lì, quindi per forza, ancora per un secolo funziona un po' così. Sì. Volevo solo ricordare che a proposito del mosaico
micro e non micro in realtà, che come dire, come sappiamo per le pale di San Pietro, che va a sostituire le pale perché ha una sua caratteristica di duratura, presenza e esistenza. Volevo solo ricordare che a fine Settecento l'Encyclopédie méthodique dà proprio nella voce sul mosaico, definisce proprio il mosaico come intanto come una pittura duratura, cioè che ha una specie di eternità altrimenti non raggiungibile. Non so, non ho mai letto, devo dire, e non so se ci sia una voce nell'Encyclopédie méthodique dedicata alla porcellana. Che lo chiedo a Grégoire, che sicuramente lo sa. Non devo verificare assolutamente, però è molto interessante. Un punto determinante, no, forse è Sèvres che dà questo impulso fortissimo nella restaurazione, da verificare tutto, perché Constantin prima dipinge su smalto, come fanno tutti i decoratori di orologi, ed è il direttore di Sèvres che propone a Constantin di lanciarsi nel formato quadro da camera su porcellana, quindi è forse lì che si crea questo nuovo mercato, però, da verificare. Grazie di aver appunto portato dentro anche le arti applicate, perché in fondo di questo che si parla è che è un altro tema che purtroppo nei nostri interventi non è venuto fuori, ma in cui Raffaello si prende uno spazio incredibile, e quindi benissimo. E quindi abbiamo parlato di traduzione, copia, restauro, dispersione delle opere, memoria delle opere, insomma già abbiamo messo sotto il nostro fuoco tanti argomenti che sono tipici dell'Ottocento, che è il secolo di cui discutiamo, e io direi che adesso ci prendiamo 10 minuti esatti di pausa, schermo, e mi dispiace perché avrei voluto farvi vedere il sito della Raphael Collection del grandissimo principe Alberto di Sassonia, il principe consorte, per ricordare che il web adesso garantisce l'accesso, ma questo soprattutto per gli studenti, a questi magnifici 49 portfolio che il principe Alberto aveva creato tra il 1853 e 76, no, che è una cosa che veramente ti dà l'idea delle tante tecniche, proprio per ritornare a quello che diceva Francesca, la conservazione dei materiali su Raffaello che l'Ottocento fa, trova una specie di climax nel principe consorte. Adesso attraverso la rete noi possiamo stare a Windsor tra quei folder, quindi vi ricordo, lo dico soprattutto agli studenti presenti, non approfittate anche per guardare le tante tecniche, la stratificazione dell'occhio post raffaellesco attraverso il sito bellissimo di Windsor Castle. E ora ci fermiamo, bene, 10 minuti di totale pausa e anche di corridoio, perché abbiamo inaugurato il corridoio. Bene, forse possiamo riprendere proprio alle 17:10 puntuali. Allora, chiedo davvero moltissimo ai relatori prossimi, cioè ad Alex e a Stefano, di non superare i 20 minuti, che possono arrivare, diciamo come abbiamo fatto prima, a 25, perché è veramente sgradevole anche per noi dovervi interrompere, perché noi amiamo le vostre parole e siamo felicissimi di avervi qui, e quindi è qualcosa di strano, quindi per favore tenete voi il tempo, grazie mille, grazie di cuore. Allora, cominciamo, riprendiamo la sessione con Crawford Alexander Mann, che è curator Prints and Drawings allo Smithsonian American Art Museum. No, scusa, c'è prima Alex. O mi sbaglio? Scusate, non vorrei aver scritto male l'ordine. Perché cronologicamente sono due cose contemporanee, però dobbiamo seguire il programma. Sì, c'è prima Cracolici. C'è prima Cracolici. Allora, Alex, perdonami, sarai dopo. Stefano, ci sei? Sì, ci sono.
Allora, con questa sessione passiamo al nuovo mondo. E Stefano Cracolici è professore ordinario di letteratura ed arte presso la Durham University in Inghilterra. È stato a lungo direttore dello Zurbaran Center for Spanish and Latin American Art. È uno specialista straordinario di cultura letteraria figurativa dall'età moderna all'Ottocento, ha fatto tante esperienze da Dartmouth College, Penn, Getty Research, in questo momento si trova ai Tatti, quindi ci parla dalle colline di Settignano, lo invidiamo un po' per la vista. E, abbiamo curato insieme nel 2018-2019 una mostra su Roma, Roma e Mexico, Mexico in Roma, la Academias de Arte entre Europa e il Nuovo Mondo, al Museo Nazionale de San Carlos a Città del Messico, e lui in particolare si è molto confrontato con il tema della storia dell'Accademia nelle sue varie fasi, l'Accademia Repubblicana di Belle Arti del Messico nel rapporto con Raffaello, e quindi oggi ci parla di questo. Raffaello del Messico. Benissimo, vedete tutto? Sì, perfetto. Sì. Benissimo, allora. Dunque, non voglio dare inizio insomma a questa mia relazione senza prima ringraziare Francesco Moschini, Valeria Rottini e Stefania Ventra per il gentile invito. E così come pure insieme all'illustre comitato scientifico Giovanna Capitelli e Carla Mazzarelli per il garbo e il rigore con cui conducono questa sessione. Dunque l'occasione, la materia davvero ampia e lo spazio che mi è concesso mi hanno indotto, come vi sarete accorti, a produrre una versione scritta della mia relazione, cercando così, ve lo prometto, di rimanere nei tempi per quanto mi sia possibile. Raffaello in Messico, dunque, o meglio, il modello universale di Raffaello, così come venne interpretato e praticato all'Accademia Nazionale de San Carlos di Città del Messico. Dunque, già il nome, Accademia Nazionale de San Carlos, qualifica lo spazio temporale in cui si concretizzò la diffusione e poi la crisi, tanto per prendere il titolo della sessione, del modello di Raffaello in Messico. Non mi occuperò dunque né della Real Academia de San Carlos de la Nobles Artes de la Nueva España, fondata sotto il regime coloniale spagnolo nel 1781, prima Accademia di Belle Arti creata nelle Americhe, né dell'effimera Accademia Imperial de San Carlos, come questa stessa venne chiamata, subito dopo l'indipendenza messicana dal 1821 alla caduta della monarchia di Agustín de Iturbide nel 1824. Né tantomeno, spuntandoci a valle, della Escuela Nacional de las Artes, come la medesima istituzione fu nota a partire dal 1867, dopo un breve momento in cui tornò a essere Accademia Imperial de San Carlos tra il 1864 e il 1867 sotto l'impero di Massimiliano d'Asburgo. Tutto si riduce dunque a un quarantennio tra il 1824 e il 1864, gli anni dunque in cui fiorì la menzionata Accademia Nazionale de San Carlos, in un momento, tengo a dire, in cui il Messico, dopo l'indipendenza, si trovava piagato da continue lotte intestine e soprattutto devastato dagli anni 40 in poi dal lungo conflitto che lo vide opporsi agli Stati Uniti. Il Raffaello di cui parliamo dunque è un Raffaello in guerra, insomma, per ridurre a un'immagine il quadro di riferimento sociale, oltre che storico, che dobbiamo tenere come sfondo di questo discorso. Una lunga ed estenuante guerra che si concluse con l'arrivo di Massimiliano d'Asburgo in America. In questo quarantennio, lo ripeto, dal 1824 al 1864, il Messico era in costante conflitto. Mi concentrerò qui su tre aspetti della fortuna di Raffaello in questo periodo. Le prime copie che giunsero a Città del Messico, il modo in cui il modello raffaellesco si impose nell'insegnamento della pittura all'Accademia de San Carlos, e infine la presenza di Raffaello tra i pensionati messicani di stanza a Roma, con particolare riguardo, come notato nel sottotitolo, al ruolo di Santiago Rebull nell'atelier romano di Nicola Consoni, come tutti sappiamo, popolarmente noto come il Raffaello dell'Ottocento.
Bene, tra i primi atti della Repubblica Federale degli Stati Uniti del Messico ci fu nel 1824 la proclamazione di un bando per reclutare 3 giovani studenti di pittura, scultura e architettura da mandare a perfezionarsi a Roma con una pensione della durata di 5 anni. Dunque, si sa pochissimo dell'istituzione di questo primo Grand Prix de Rome messicano. Dico solo che ho cercato per quanto ho potuto di ripercorrere in parte le tracce in un articolo di prossima pubblicazione e mi limito qui dunque a ricordare, tanto per darvi un'idea del tenore nazionalistico dell'iniziativa, le parole con cui Luca Salaman, segretario di Stato e fondatore del Partito Conservatore, ne illustrava le ragioni in un discorso al Congresso messicano nel gennaio del 1825. Si parla, come vedete, della maestria e delicatezza del gusto che può prodursi solo a contatto con i grandi modelli che fornisce l'Italia, il cui studio sarebbe utile alla nazione. Si parla di 3 giovani studenti di pittura, scultura e architettura, ovvero Ignazio Vázquez, José María Labastida e Vicente Casarín. E si parla anche di una legación que debe partir para Roma, ovvero della missione diplomatica condotta dal canonico della cattedrale di Puebla, Francisco Pablo Vázquez, per ottenere dal pontefice il riconoscimento dello Stato messicano. Dunque, ci interessa poco in questo contesto conoscere le vicende di questi primi pensionati romani. Rimando appunto chi ne fosse interessato all'articolo menzionato che apparirà negli atti del CIA Fiorentino del 2018. Basti dire che a mettere i bastoni fra le ruote di quella missione era, come prevedibile, la Spagna, che spinse il pontefice a rifiutare il visto d'ingresso ai messicani fino al 1830, costringendoli dunque a rimanere per ben 5 anni a Parigi. Fu un soggiorno, dico in sintesi, pieno di stenti, la magra pensione che si riduceva di anno in anno, le continue pressioni del governo sugli artisti per indurli a tornare in patria, la miseria nera cui andarono incontro Vázquez e Labastida nel loro soggiorno romano. Casarín rimase saggiamente a Parigi. Dico solo che al ritorno in Messico nel 1835 Vázquez non aveva nemmeno i fondi per raggiungere la capitale e morì di tifo a Veracruz. Quanto a Labastida, lo scultore, di cui pure ci restano gli invii oggi al Museo Nazionale d'Arte a Città del Messico, se ne persero di lui praticamente le tracce. In un inventario dei dipinti posseduti dall'Accademia di San Carlos compare una copia della Battaglia di Ponte Milvio come attribuita a Vázquez. Tale copia, che ora è preservata al Museo Nazionale di San Carlos, dicevo, tale copia, che la qualità davvero notevole dell'opera indurrebbe ad attribuire una mano ben più esperta che non a quella di un semplice pensionato, di cui peraltro non c'è rimasto alcunché, va ricondotta, io credo, a una diceria che, come vedremo in seguito, doveva essere piuttosto diffusa negli ambienti dell'Accademia, forse per dare sostanza alla geografia di quel benemerito pittore della fine, alla fine così miserevole, di cui tutti però parlavano con tanta ammirazione. Dall'archivio non dell'Accademia, ma da quello di Stato, e quindi l'Archivo General de la Nación a Città del Messico, è emersa una lista di copie stilata a Roma nel 1832 per conto del governo messicano e consegnata ad Alessandro Torlonia. La lista elenca i prezzi di ben 26 dipinti tratti da capolavori preservati in gallerie romane, Borghese, Sciarra, Corsini, Musei Capitolini, da proporre a Francisco Pablo Vázquez, che l'anno prima era diventato vescovo della cattedrale di Puebla e che a Puebla aveva nel frattempo fatto ritorno. Ecco come avevano usato i soldi, si può dire. L'intento della commissione era appunto quello di arricchire la collezione di dipinti, ovvero di modelli, dell'Accademia Nazionale di San Carlos. Lo stesso archivio possiede poi, ed è cosa davvero interessante, la lista delle copie che vennero effettivamente acquistate dal governo qualche settimana dopo, tra le quali spicca appunto la battaglia di Costantino, la battaglia del Costantino comprata con Marco per il valore di 76 pesos. Che ritengo sia identificarsi con quella appunto oggi
pervenuta al Museo Nazionale de San Carlos. Dico solo una breve nota per Carla, che si è occupata di queste copie, Reni, Guercino e Domenichino, oggi nello stesso museo, e che anche queste sono citate appunto nella lista e che quindi sono tutte databili al 1832. Di queste copie conosciamo anche il prezzo. Ma ciò che più mi ha stupito leggendo quella lista non è tanto, oltre alla battaglia di Ponte Milvio, la copia della visione di Ezechiele, cui si aggiunge pure la Madonna della Seggiola di Palazzo Pitti, ma piuttosto quella del San Luca, che qui non ho riportato in immagine, del San Luca che dipinge la Vergine dell'Accademia, che qui appunto oggi virtualmente ci ospita. Ed è evidente che quel quadro, che giunse a Veracruz desarmado y bien maltratado, tanto da necessitare un restauro a cura dell'artista di Puebla, José Julián Ordóñez, insomma, la copia di quel dipinto, dicevo, emblema principe dell'Accademia Romana, si addiceva perfettamente all'Accademia di San Carlos, alla nuova Accademia di San Carlos, che con quella copia si affrancava da qualsiasi legame con la Real Accademia di San Fernando a Madrid, rendendo al contempo simbolicamente esplicito il nuovo vincolo con quella di San Luca a Roma. È infatti proprio all'Accademia di San Luca, passando al secondo punto, che il governo si rivolgerà 8 anni più tardi, nel 1843, per ingaggiare i professori di pittura e di scultura da portare in Messico. E la scelta cade sui catalani Peregrin Clavé, allievo di Minarmi, ma vicino anche a Overbeck per la pittura, e Manuel Vilar, allievo di Tenerani per la scultura, con i quali il purismo sbarcava così in Messico. Ricordo che la prima offerta era stata fatta nel 1844 a Giovanni Silvagni, che declinò l'invito, e mi piace citarlo perché in una lettera volta a raccogliere alcuni consigli per l'ingaggio del professore di pittura, Silvagni metteva in guardia il presidente dell'Accademia di San Carlos dall'eleggere un esponente del purismo o del barocchismo, le due sette regnanti a quell'altezza di anni, e di prediligere un pittore che sapesse tenersi nello stile di mezzo o al buon stile di Raffaello nella sua seconda sublime maniera. È evidente che il nome di Clavé, sulla cui adesione al purismo non sussistono dubbi, non dovette trovare il favore dell'allora presidente di San Luca. E tuttavia, entrando ora nel merito di come Clavé utilizzò Raffaello in Messico, mi ha colpito l'insistenza con cui il pittore usa nelle sue lezioni il termine barocco, contrapponendolo di continuo all'armonia e all'equilibrio del maestro Urbinate. Il modello di Raffaello si configura per Clavé come un baluardo contro il barocco. Così, in un'attenta analisi nelle sue lezioni di un'incisione della Consiglia delle Chiavi, il professore conduce i suoi allievi ad apprezzarne l'invenzione e la composizione asimmetrica, con Cristo posto a lato e non al centro, ma sottolinea anche la padronanza dell'equilibrio nell'esecuzione, poiché, diceva, basta poco perché il tutto risulti barocco. Oppure, in margine alla morte di Anania, si sofferma sulla resa economica del panneggio, che conferisce alla composizione una maestà ben congegnata contro il cattivo gusto, dice, degli artisti barocchi che invece abbondano con i panni. E ancora, a fronte di composizioni più movimentate come la Galatea o la Trasfigurazione, le quali il rischio di una deriva barocca è segnalato esplicitamente da Clavé, gli allievi sono invitati a imitare di Raffaello la disciplina dei contorni, e qui Clavé è davvero vicino a Minardi, ovvero quella che gli chiama la arte de marcar los contornos, dosando con cura lo sfumato, ovvero quella arte de perder e fundir, da apprendersi alla scuola di Andrea del Sarto, che però, dice Clavé, spesso esagera, come esagerano in questo senso Murillo e Velázquez. Potrei continuare, ma non la finiremo più. Raffaello è di gran lunga il pittore più citato nelle lezioni di Clavé, il modello attraverso il quale gli allievi messicani, tanto creoli che indigeni, imparavano la misura dell'arte. Non mi soffermo se non per sommi capi sul tentativo di Clavé di agganciare il modello di Raffaello alla tradizione della pittura coloniale messicana,
rinvenendo tracce raffaellesche nei dipinti di Baltasar de Chave Urio. Questione davvero interessantissima, sulla quale Clavey si soffermerà nel dialogo sobre la storia della pintura in Messico del 1860, l'autentico incunabolo della storia dell'arte messicana, e ancora nel suo ultimo discorso pubblico tenuto in Messico in occasione della premiazione dell'anno accademico 1865-66, sono riferimenti che riporterò negli atti, in cui appunto il confronto tra Raffaello e Chave si erge quasi a manifesto testamentario. Clavey lascerà il Messico nel 1867. L'insistenza sul modello raffaellesco nelle lezioni di Clavey trova riscontro nelle opere degli allievi esposte nelle mostre annuali che dal 1848 al 1865 si tennero nelle sale dell'Accademia di San Carlos. E se la Virgen della Silla, ovvero la Madonna della Seggiola, risulta di gran lunga il dipinto più copiato, specie da quelle señoritas pintoras cui Clavey dava lezioni private, spiccano soprattutto gli studi di teste tratte da Giulio II, il suonatore di violino, il presunto autoritratto degli Uffizi, ma anche con numerose occorrenze la Bella Giarniera del Louvre, la Madonna del Velo e composizioni più complesse quasi lo Spasimo di Sicilia, la Trasfigurazione o la Disputa del Sacramento. Va pure registrata la presenza di scene aneddotiche ispirate al culto di Raffaello sulla scorta del Raffaello al Vaticano di Horace Vernet, cui una copia era presente in Accademia, con scene del tipo Raffaello da giovane che apprendeva l'arte dal padre oppure della madre che gli funge da modella e via andare. Tra le opere esposte alle morte sancarliste figurano anche quelle inviate da Roma dai pensionati supportati con i proventi della Lotteria Nazionale e qui ne avete una lista, ma mi soffermerò soprattutto su Red Bull. Tralascio di discutere nel dettaglio la Bella Giardiniera inviata da Primitivo Miranda o la Trasfigurazione mandata da Juan Cordero per concentrarmi appunto su Reboul, l'allievo prediletto di Clavey che tra il 1852 e il 1858 prese tirocinio a Roma sotto la guida di Nicola Consoli. Nel 1853 Reboul invia in Messico due disegni tratti dalla deposizione di Raffaello con i dettagli del Cristo deposto e della Maddalena. E mentre il compagno Salvador Ferrando si stava cimentando con la coppia della Galatea alla Farnesina, Reboul traeva dalla scuola di Atene il gruppo con le figure di Tolomeo, Apelle e Protogene, con i presunti ritratti di Raffaello stesso e del Sodoma. E quindi ancora da un'incisione della Punizione di Elima, che qui però propongo di confrontare con il cartone al Vittorio d'Albert, traeva tre teste con disegno ben contornato. Il risultato di questi studi lo avrebbero portato di lì a poco a inviare in Messico il Sacrificio di Isacco, certamente terminato nel 1857, un dipinto aereo, soffice, in cui il Magistero di Raffaello è presente. In quello stesso anno, nel 1857, l'amico spagnolo Antonio Gisbert lo ritrasse nel suo studio con un bozzetto del quadro appeso alla parete. Già un po' prima, nel 1854 però, Manuel Arranzae scriveva da Roma a Bernardo Couto, il presidente dell'Accademia di San Carlo, dandogli notizia che Reboul stava disegnando alcuni profili di figurine pompeiane, perfiles de bajorelieves pompeianos, che andranno certamente identificati con ciò che in quel giro di anni stava circolando sui tavoli dell'atelier romano di Nicola Consoli. Proprio in quell'anno, infatti, tramite Ludwig Brüner, consulente artistico di Alberto, principe consorte della regina Vittoria, Consoli aveva ricevuto l'incarico di decorare la sala da ballo di Buckingham Palace con il raffaellesco ciclo delle ore del giorno e della notte, in cui si stagliano le figurine di Michelangelo Maestri, già erroneamente attribuite come stampe tratte dagli affreschi pompeiani, chiamiamoli così, che Raffaello avrebbe eseguito per decorare la stufetta del Cardinal Bibbiena. Rimando qui per i dettagli all'articolo davvero pioneristico di Ilaria Miarelli Mariani, che
per prima ha fatto luce sulla vicenda, e al più recente affondo di Giovanna Capitelli. Ora, una copia delle ore di Maestri è emersa in Messico nel 1950 in un'asta di beneficenza, con una nota di accompagnata da una nota di provenienza che rimanda a Massimiliano d'Asburgo. Esto squadro pertenecieron a Maximiliano y alguna de sus figuras inspiraron al pintor Santiago Regul para decorar algunos muros del castillo de Chapultepec. Bene, non ho riportato qui anche perché davvero ridipinte e molto diverse da quelli che dovevano essere gli originali, i murales, diciamo così, di Regul per il castello di Chapultepec. Ma vi voglio suggerire un confronto con Minardi, perché è probabile che Minardi pensasse proprio a queste ariose figurine quando nel 1834, nel suo Delle qualità essenziali della pittura italiana, dal suo Rinascimento fino all'epoca della perfezione, esortava a imitare, cito, le figure volanti di tante specie di Raffaello, figure vive, volanti, così per miracolo fermate, nelle quali una armonica diffusione di vita e di moto e di casuale vicissitudine in ogni dove espressa con tanta proprietà, economia ed eleganza che forma un incanto. Insomma, vedere volare, per continuare la metafora, queste figurine dall'Atelier di Consoni al Teatro di Villa Torlonia, Buckingham Palace e poi più pur con considerevoli varianti nell'Alcázar del Castello di Chapultepec in Messico, ci offre più di uno spunto per apprezzare il carattere davvero universale del modello di Raffaello, diretto o mediato o presunto che sia. Nel novembre del 1868 questa storia, che qui vado a concludere, trova un appendice nel resoconto di viaggio dell'artista messicano Felipe Santiago Gutiérrez, che in quell'anno si trovava a Roma. Di fronte alla battaglia di Ponte Milvio, Gutiérrez ebbe un déjà vu. È visto muchas veces, e della battaglia di Costantino contro Masencio, che posee l'Accademia di San Carlo de México, muy bien copiada por nuestro pensionado Vázquez, pero ahora tuve ocasión de conocer el original. Che bello es, e che magistralmente compuesto y dibujado. Evidentemente, come accennavo all'inizio, il nome di Vázquez si era legato a quello di Raffaello, e l'escursus troppo lungo per essere citato qui per intero ci offre una sorta di bignamino delle lezioni su Raffaello impartite in Messico da Peregrin Clavé. Quella sbiadita memoria ci fa però anche capire che il modello era entrato mai in crisi dopo il rientro a Barcellona del pittore catalano. E tuttavia mi piace concludere con questa curiosa versione della Madonna della Seggiola, prodotta dal grande muralista messicano David Alfaro Siqueiros, all'età di 12 anni, oggi preservato nei depositi del Museo Nacional de Arte, e che rimase per molto tempo nella collezione di Maria Assunsolo, una sorta di Peggy Guggenheim messicana, che faceva appunto da musa e mecenate ai pittori del modernismo in Messico, e che teneva, pare, questa piccola testimonianza raffaellesca come una reliquia. E mi fermo qui. Grazie, grazie Stefano, davvero grazie per questa bellissima lezione e per averci portati nel Messico con Raffaello, una cosa che, diciamo, è tutt'altro che esotica, insomma, è proprio veramente uno sforzo di capire che cos'è l'accademia quando si esporta e quando si mescola con appunto bisogni, esigenze di una nazione in costruzione. Credo che anche su questo ci sarà molto da dire. Un altro tema molto importante è Raffaello e la nazione, che un po' è venuto fuori anche con la Prussia, con l'Inghilterra di il principe Alberto e adesso con il Messico repubblicano. Quindi anche questi sono, cioè, in che modo si cavalca Raffaello, la politica riesce a cavalcare Raffaello. E ora siamo arrivati ad Alex, e Crawford Alexander Mann è appunto, come vi dicevo, Curator of Prints and Drawings allo Smithsonian American Art Museum,
e ha lavorato molto sull'Ottocento, ha scritto una tesi di dottorato che voglio menzionare perché è molto importante e che sta per uscire, vero, per Yale, e quindi tra poco potremo leggerla, e che si chiama When in Rome, Italian Travel and the Pursuit of the Ideal Male Body in Antebellum American Art. E sta lavorando adesso una mostra su Sargent e Whistler, ha fatto tantissime cose, e, insomma, è veramente molto attivo, è stato appunto fellow a Providence, fellow al Metropolitan, insomma tante cose per arrivare appunto a questa bellissima posizione. Oggi gestisce, ve lo ricordo, 25, visto che mi piacciono i numeri, 25.000 disegni e stampe allo Smithsonian, conosciamo molto bene attraverso questo fantastico sito che ci permette di fare ricerche molto approfondite, quindi di cui siamo grati. E allora adesso lui ci parlerà di un altro tema abbastanza importante, la presenza degli americani, artisti americani, in particolare scultori, nella Roma della metà dell'Ottocento, degli anni 40 dell'Ottocento. Il suo tema è appunto Resurrecting Raphael for Boston, Thomas Crawford's Marble Orpheus. Grazie Alex. Grazie anche a voi. Un momento. Sì, con calma. Ed eccolo. E va bene? Perfetto. Sì. Ok, grazie. Prima di cominciare vorrei ringraziare naturalmente tutti gli organizzatori e mi dispiace molto che non ci siamo a Roma per questo convegno. Roma è un posto molto molto speciale nella storia dell'arte americano, ma anche una cosa di cui non si parla spessissimo, quindi per me è un grande onore di essere parte di questi giorni di studio e avere questo momento di parlare di questo soggetto con voi. Faccio l'intervento in inglese, ma dopo sono pronto a rispondere anche in italiano o anche tedesco, inglese, uguale a me. Allora, Thomas Crawford. This is an artist whose name is not well known today, not even in the United States, but whose work you have seen. He was born in New York City in 1814, moved to Rome in 1834, and by the 1850s was considered the finest sculptor from the United States with the nickname of the American Phidias. In the 1850s, he received a series of commissions for the United States Capitol Building in Washington, D.C., not far from where I'm located right now, including relief designs for two sets of bronze doors, a pediment statuary group depicting the progress of civilization, and the bronze statue of freedom that crowns the building's dome. These remain among some of the largest, most prestigious, and most visible commissions ever awarded by the United States government, reminding us that this building is a museum as a sacred space for beautiful works of art. So how did Crawford earn these opportunities? What were the standards of beauty guiding art appreciation in the United States in his day? In this talk, I propose that Raphael and his reputation within the field of sculpture are important influences on Crawford's work, and I will suggest a series of reference points that situate Raphael within a program for artistic education in the United States at a time in which there were virtually no art academies and limited opportunities for aesthetic education on this side of the Atlantic. Raphael was at the center of Crawford's artistic curriculum in three ways: through his reputation for knowledge of ancient art, through the excellence of his own works, and through his personal physical embodiment of an ideal of beauty, which was worthy of admiration and could itself be a model for other artists. This reflects the training that Crawford received in Rome, which he aspired through his own work to make available in America. And these values appear in his first major work, a life-size marble statue of the ancient Greek hero Orpheus, completed in 1843.
Crawford had relocated to Rome, like many sculptors, for access to high-quality marble, as well as the opportunity to study ancient statues firsthand and to train with leading contemporary artists. Thus, he worked for his first 2 years in the studio of the Danish sculptor Bertel Thorvaldsen, making copies of small ancient portrait busts, and then began the Orpheus as a statement of his skill, ambitions, and originality, intending it as a type of thesis project and public debut. Some leading citizens of Boston, Massachusetts, who were traveling to Rome on their grand tours, met Crawford, recognized his talent, and organized a subscription to have this statue purchased and shipped to Boston on its completion, where it became the centerpiece of the growing art collection at the Boston Athenaeum, the city's leading library and community cultural center. Crawford described this project, his statue, and his professional goals in a letter to his sister written at the very outset. He writes, "I have commenced modeling a statue as large as life, the attitude of which throws at once in my way all the difficulties attending the representation of the human figure. When this is finished, as I hope to do it, it will show that I am ambitious enough to strive with those who are moving in the very highest range of sculpture. The subject is admirably adapted to the display of every manly beauty." America had almost no major original works of marble sculpture at this time, but there were plaster casts of ancient works already in a few institutions to which the young sculptor knew his work would be compared. Thus, as in the case of his teacher Thorvaldsen and Raphael before, Crawford's strategy was based on quotation and adaptation, establishing a clear set of references, but also demonstrating his originality. He published a pamphlet to be circulated with the statue's debut to explain the subject, Orpheus descending into the underworld in search of his lost bride, Eurydice, with his hand held up to shield his eyes from the flames of Hades. The pamphlet instructs with the mythological story while also appealing to viewers' emotions, encouraging them to imagine the hero's feelings of love, loss, and courage. And Crawford declares that this particular subject had never before been treated in marble sculpture, which may not have been true, but that's what he believed. The classical models here are evident, notably the Apollo Belvedere. Like the Apollo, Orpheus is almost fully nude, wearing only a wide cloak clasped just below his neck, which leaves the smooth torso exposed to demonstrate the artist's knowledge of male anatomy and the classical canon of proportions. His facial features are handsome, but not individualized in conformity with ancient conventions for the depictions of gods and heroes. In Crawford's day, many recognized the Apollo as among the most beautiful examples of ancient art, praised by Winckelmann, but perhaps more attractive to Crawford and his American audience through a supposed special endorsement from Raphael. At that time, the participation of Michelangelo in the excavation of the Laocoon was well known, and within popular accounts of the rivalry of Michelangelo and Raphael, there developed a legend that Raphael was responsible for the discovery of the Apollo, attributing stylistic concordance in both cases between the ancient masterpiece and the work of the Renaissance associate, the standard Bellezza and Terribilità. The story is illustrated in an 1836 painting by the Parisian artist Louis-Nicolas Lemal. Here we join crowds to admire the Apollo at the magical moonlit moment of its excavation in the Roman countryside, with Raphael standing in the center as the superintendent of the project, holding a torch to illuminate this find while explaining its merits to Pope Julius II. Of course, as you all know, this did not happen. The Apollo was unearthed in the 1840s when Raphael was still a child, and such images gave gratification to those who loved Raphael and, in a more general sense, argued for greater professional stature for all artists by showing the powerful political figure, here the Pope, demonstrating respect for aesthetic genius. Therefore, by using the Apollo Belvedere as a design source for Orpheus,
Crawford aligned himself with Raphael in terms of professional pedigree and also aspired to a similar role as an educator to his American public, delivering to the people of Boston their own heroic statue and artistic link to the ancient world, with himself replacing Raphael as the mediator. This myth about Raphael and the Apollo appears again later in the now unlocated painting from 1887 by the German artist Carl Becker, demonstrating the story's persistence across the 19th century. Here we see Raphael, Julius, and also Michelangelo gathered in the Vatican to jointly admire the Apollo installed in the Cortile. And if any of you know where this painting is, please tell me. But for Crawford, Raphael offered a powerful example not only as a supposed archaeologist and historian of art, but as a colleague, a fellow sculptor. Though principally admired as a painter, his contributions to other genres were especially celebrated, sometimes exaggerated, during the early and mid-19th century, so that he could be admired as a master of all media of art making, again, like Michelangelo. This presentation of Raphael as a multi-talented artist is spelled out visually in an 1833 print by Johannes Giovanni Riepenhausen, plate 9, in his series La Vita di Raffaele da Urbino, which is featured in the current exhibition at the Accademia di San Luca. In this image, titled Leone XII nello studio di Raffaello, pittore, scultore e architetto, we have another invented encounter between an artist and his powerful patron, with Raphael explaining to the Pope his architectural plan for St. Peter's, surrounded by attentive and admiring cardinals and courtiers. Raphael's painted portrait of Leo is on an easel in the far left background, while a young assistant on the right holds a model for a statue of a young man. This is the marble statue of the prophet Jonah, located in the Capella Chigi in Santa Maria del Popolo, designed by Raphael but carved by his assistant Lorenzetto. The Chigi Jonah receives only brief mention in Vasari, but as Raphael's reputation grew over the following centuries, later biographers highlighted the Capella Chigi project as the artist's deepest engagement with the medium of sculpture, making it pivotal to hagiographical characterizations of Raphael as a master of all media of art making. The statue also has the distinction of having for its head a copy of the second century Farnese Antinous, thus further commending it as a superb example of beauty and sculpture and demonstrating Raphael's understanding of the excellence of ancient art and his genius at adapting it to new compositions. This special veneration for the Chigi Jonah fueled a debate in these years, which added to its fame. While many followed Vasari's account in attributing the statue to Lorenzetto based on his teacher's design drawings, others suggested that the Jonah was too beautiful to have been sculpted entirely by the student without some level of workmanship by the hand and chisel of the master artist. This argument pitted the Jonah against his Capella Chigi companion, Elijah, which most saw as inferior. Travel accounts and guidebooks from the 1840s and 50s demonstrate that Americans visiting Rome toured the Chigi Chapel, admired the Jonah, and reflected on this question of its quality and authorship, including friends and patrons of Thomas Crawford, such as the art critic Charles Callahan Perkins, who later published a double biography of Raphael and Michelangelo in 1878. Today, of course, there is consensus that Lorenzetto carved both, and this discussion is largely forgotten. However, in the mid-19th century, working in Rome, Thomas Crawford would have been at the center of these conversations. As an American expatriate living in Rome, he frequently served as a cicerone for fellow countrymen visiting the Eternal City, providing English language commentary on its history and monuments with the informed perspective of a professional artist. Visiting Santa Maria del Popolo offered a particularly rich opportunity for sculptural comparison and connoisseurship, where his expertise in the medium and his appreciation for classical beauty could be on full display. In this light, I suggest that the Chigi Jonah may have been a secondary model
for Crawford's marble Orpheus in addition to the Apollo Belvedere. Note their formal similarities. Like Orpheus, Jonah strides forward over the back of a monstrous creature, in this case, a sharp-toothed whale. Both are mostly nude, arms raised, cloaks flowing behind with bushy hair. Beyond the visual likeness, the quotation may have been suggested to Crawford by a connection in their subject matter, with the journey of Orpheus into the underworld potentially read as parallel to Jonah's temporary imprisonment in the belly of the whale. This speculation lacks documentary evidence, but it would fit with Crawford's practice of quotation and adaptation, as well as his familiarity with the 19th century cult of Raphael. During Crawford's early years in Rome, the city's Anglophone community was small, and he learned to speak both German and Italian, giving him particular access to the latest art conversations. Through the biographies of Cattume de Concy, Crawford de Quemrumore, Johann David Passavant, and others, as well as the proximity of the Nazarener and other emulators, attention to Raphael was intense during these years. Crawford may even have been directed to admire the Kichi Jonah by his teacher and immediate role model, Thorvaldsen, whose interest in Raphael is broad and well documented. Early in his career, allegedly at the request of his teacher, Abelgold, Thorvaldsen had created a copy of Pietro Naldini's portrait bust of Raphael from the Pantheon, and he later designed a bas-relief monument to Raphael noted in our exhibition catalog. Thorvaldsen was an important friend and patron to Johannes Riepenhausen and his brother Franz, who did his portrait, and the sculptor also owned finished paintings of two images in the Vita di Raffaele series, including this scene of Bramante presenting Raphael to Pope Julius II. But perhaps most significantly, Thorvaldsen was present at the 1833 ceremonial opening of Raphael's tomb in the Pantheon, and he owned Francesco Dioffebi's 1836 painting depicting this event, and you can see Thorvaldsen on the left of the tomb. Thomas Crawford was not yet in Rome in 1833 and could not have attended, but he had his own direct experience of Raphael's remains in the summer of 1855, when he went with a group to see a replica set of the old master's skull and skeleton that had been made at the time of the 1833 grave opening. Crawford writes, "I took in my hands the cast of the skull, and wondrously strange did it seem to hold thus the facsimile of that which had once been the living temple of all that is most beautiful in the ideal world, the empty shell, as it were, of what had once been full of form and color, of poesy and sentiment." Here we understand that Crawford, like many of his contemporaries, admired Raphael not only for the qualities of his works, but for the union of physical and spiritual beauty believed to coexist in his handsome, youthful face. Crawford thus viewed these replica relics with attention to the particulars of Raphael's features and physiognomy, with curiosity identical to that of Tommaso Minardi, who had viewed and sketched the actual skull as shown in the Accademia's exhibition. Crawford then compared the bones to known portraits of Raphael, and he writes, "The head is small, delicate, and full, and each organ is developed in the most beautiful proportion one to the other. The sockets of the eyes are very large and round, fully verifying those soft, large, lustrous eyes which look out so lovingly, so sadly, from Raphael's portrait of himself in the Florence Gallery." His awe at this physical contact with the old master is so great that he cannot resist paying homage to these cast as one might to a living worthy. Quote, "Most interesting was it to look on the cast of the skeleton right hand. These were the bones, small and great, of each long tapered finger, and we could not but kiss with real devotion the form of that hand which had traced such mighty, such glorious works." We know that tactile veneration
of the supposed skull of Raphael, long preserved at the Accademia di San Luca, had been a practice prior to 1833, and once that skull was deemed inauthentic, it would seem that these actions transferred to the newly created cast of the actual bones. Inspired by this event, the American sculptor composed his own marble tribute to Raphael that same year, a statue at half life-sized based on the Uffizi self-portrait and showing the painter in Renaissance costume holding the tools of his trade. He looks up as if pausing in the midst of his work, and close inspection of the scroll draped over the pedestal behind him suggests that he is in the act of creating the Madonna della Sedia, the outline of which appears there in a faintly incised sculptural drawing. This detail, as well as the extremely delicate patterns, ribbons, and folds of the form-fitting costume, make this one of Crawford's most technically complex works, creating an extravagantly carved surface so lightly executed that many passages are barely visible to the eye. The painter's own gesture suddenly draws our attention to the object's intricate character, with the stylus turned in to touch his own chest and the swirls and grooves of the patterned shirt. In highlighting the object's own workmanship, that hand becomes not so much the hand of Raphael, but of Crawford, of the sculptor, whose own stylus-like carving tools have meticulously crisscrossed Raphael's torso to create these patterns and textures. This busy surface again invites a reverential touch from viewers of this statue, just as the sculptor himself had touched the cast of Raphael's bones. Crawford executed the statue twice. One is in the National Gallery and the other is in the High Museum in Atlanta, Georgia, presumably on demand for buyers, though we don't know the history of the original commissions, demonstrating a desire among Americans for physical contact with the old master. Notably, this statue is also dramatically different in character from Crawford's neoclassical works, the antique subjects which had begun his career. It shows that the oeuvre, the reputation, and the image of Raphael could serve as reference points for a sculptor in a variety of projects, classical, literary, and more modern subjects. This then prepares Crawford for later works, such as the spectrum of figures he designed for his Progress of Civilization pediment group on the US Capitol building. This array gives an allegorical account of American history as understood in Crawford's generation, beginning with Native Americans depicted nude, showing antique models of beauty, but continuing to figures in contemporary Western dress, representing commerce and education. So I began by arguing that Crawford launched his career with a statement about the importance of antique sources and the necessity of Roman examples to his education as a sculptor. Ultimately, however, I propose that Crawford's Orpheus is bringing that curriculum to the United States and expanding it. This is part of a career-long project to raise appreciation for art and beauty in America, with respect for Raphael as the cornerstone of this conversation. With this talk, I thus hope to broaden our appreciation for the legacy and influence of Raphael, not only geographically across the ocean, but also in terms of medium, taking a closer look at his importance in the field of sculpture. Grazie. Grazie, grazie davvero Alex, un bellissimo intervento, molto interessante. Abbiamo adesso anche introdotto la scultura, Carla? Come appunto le tecniche sono sempre di più, e lascio a te la parola per qualche commento e poi per raccogliere delle domande. Sì, abbiamo pensato diciamo di fare già una discussione adesso, proprio isolando questi due interventi che diciamo già diciamo prima di sentirli c'era sembrato che fosse il caso di in qualche modo accostarli, proprio perché ci portano in un qualche modo, ci hanno portato a Raffaello nel nuovo mondo, quindi diciamo nell'era della globalizzazione appunto i confini si spalancano, però diciamo adesso ascoltandoli c'è un aspetto secondo me estremamente interessante che diciamo da sottolineare anche da un punto di vista dei metodi diciamo sia di Alexander che di Stefano, cioè la questione in un qualche modo delle forme della ricezione di Raffaello, no? Quindi della lunga durata
della ricezione e anche della rimediazione attraverso le forme della ricezione, quindi anche la trasformazione, le metamorfosi, potremmo dire, di queste forme della ricezione, e come poi queste, diciamo, queste modalità acquistano significati di diciamo, costruzione di identità culturali, politiche o anche appunto diciamo, artistiche nel caso specifico di Crawford, ma lì forse c'è anche proprio una volontà diciamo, di appropriazione identitaria da parte proprio della, diciamo, dell'artista americano e quindi anche degli Stati Uniti. Penso al fatto che in questi stessi anni anche l'architettura di Raffaello, e lo sentiremo diciamo, nella prossima sessione dell'8 febbraio, ha un ruolo molto importante proprio come diciamo, strumento di diffusione e costruzione dell'identità anche architettonica per quanto riguarda gli Stati Uniti. Dunque, un aspetto su cui, diciamo, due domande molto brevi, poi appunto chiedo già subito, come abbiamo fatto prima, agli spettatori, insomma, a chi è in ascolto, di prenotarsi per eventuali domande. Un aspetto ovviamente per me molto interessante della riflessione di Stefano, che ringrazio, abbiamo condiviso, diciamo, riflessioni su queste copie anche durante appunto la preparazione della mostra in Messico, diciamo, è ovviamente il ruolo dell'esemplarità delle copie da Raffaello, cioè intendo ovviamente dell'acquisizione di copie da parte della, diciamo, nel momento in cui questa accademia si va costituendo, proprio per costruire una collezione che evidentemente deve svolgere in modo analogo a quello che avevano fatto le altre accademie europee a Roma, una funzione educativa per gli artisti. Quindi vi chiedo, diciamo, che cosa possiamo sapere ancora, se ancora si può sapere qualcosa. Non dico tanto sull'aspetto attributivo, mi sembra evidente che la copia, diciamo, della Battaglia di Costantino sia un'opera di altissima qualità, quindi lì secondo me diciamo, si può anche pensare proprio ad un intento di, diciamo, iniziare la collezione con un'opera che diciamo, deve rimanere anche nell'impatto, nella memoria dell'istituzione, e infatti così viene ereditata tanto da essere attribuita poi al maestro e non in qualche modo della scuola locale, ma mi chiedo appunto se possiamo sapere qualcosa su come venivano poi fruite queste opere da un punto di vista, per esempio, dei sistemi di esposizione, delle comparazioni, cioè sappiamo, perché per le accademie appunto diciamo europee sappiamo molto di più adesso, mi chiedo se diciamo anche per il Messico si possono fare diciamo ricerche o riflessioni in questo senso, no? Quindi per esempio questa battaglia di Costantino, che è così anche connotante, perché poi non è così frequente ritrovare una copia di questo soggetto nelle altre accademie, quindi mi sembra davvero una scelta diciamo connotante, poi come viene riallestita, come viene diciamo ripresentata, se sappiamo qualcosa all'interno appunto dell'Accademia di San Carlos nel tempo, nel corso del tempo. E poi invece per Alexander, che anche ringrazio molto, diciamo, questo intervento, un aspetto che ho trovato estremamente affascinante è, diciamo, questa ricollocazione della ricezione di Raffaello, e potremmo dire anche dell'immagine, dell'idea di Raffaello in tutto un contesto di, appunto, diciamo, anche attraverso la pittura, diciamo, storica che hai mostrato, di ripensamento, no? E quindi però anche di mitizzazione di Raffaello. Quindi su questo, tra l'altro, mi sembra che c'è un ponte con l'intervento di Christoph Glorius, proprio prima dicevamo il ruolo dell'atelier di Thorvaldsen nella costruzione di questo mito, e mi sembra che, diciamo, dalle immagini che ci hai mostrato emerge chiaramente anche il ruolo di primo piano appunto che Thorvaldsen ha proprio nella costruzione, diciamo, del mito di Raffaello sulla scena romana, così poi recepito appunto da Crawford. Mi chiedo anche appunto diciamo il contatto con la cultura purista, per esempio con Tenerani anche, no? Perché mi sembra che negli anni in cui c'è, certo, c'è Crawford, un ruolo molto importante a Roma ce l'ha Pietro Tenerani, penso alle psiche di Pietro Tenerani, che sono chiaramente anche quelle, diciamo, una riflessione sempre rimeditata, quindi non possiamo più parlare di copie ovviamente, ma di una reinterpretazione appunto in chiave purista. Ecco, mi chiedo se questo, siccome, diciamo, devo dire,
veramente ti faccio i complimenti per il tuo intervento, perché hai saputo proprio ricostruire un contesto molto, molto articolato, diciamo, nelle forme della ricezione. Mi chiedo se si può dire anche qualcosa su questo possibile, a me è venuto in mente appunto, possibile ruolo anche di Pietro Tenerani. Considerando, ecco, scusa, aggiungo magari un'informazione che magari non tutti sanno, ma su cui io mi sono più volte confrontata nel corso delle mie ricerche, se pensiamo che Thorvaldsen, Tenerani, come Minardi a questa altezza cronologica, hanno anche in questi anni il ruolo di riferimento quasi obbligato per gli artisti per richiedere l'accesso, le licenze di copia, cioè l'accesso alle collezioni private, ai musei, per andare a studiare o a copiare le opere. Quindi questo forse è anche un aspetto che, da tenere presente. Grazie, e poi apro la discussione dopo le risposte, se sì, volete. Sì, ci sono già altre due domande. E le vostre riflessioni. Sì. Prego. Comincio io? Sì, grazie Ste. Va bene. Dunque, la domanda è un po' complessa, non credo che l'Accademia di San Carlos, sotto la direzione di Clavé, fosse tanto distinta o fosse tanto diversa dalle accademie europee, bisogna dire. Ciò che era diverso, o che a me sembra sempre così strano, è effettivamente le persone che venivano per imparare all'Accademia. Il fatto stesso che l'Accademia fosse aperta non soltanto a messicani di origine spagnola, ma anche ad indigeni, credo che questo sia la prima volta in cui Raffaello si trova effettivamente nelle mani di persone di etnie diverse, forse mi sbaglio, ma sicuramente non in questa grande scala. E poi leggendo effettivamente scorrendo insomma i cataloghi delle esposizioni si capisce la fortissima presenza di signore, come ho accennato, che e quindi di pittrici che non erano ammesse all'Accademia, ma che frequentavano appunto corsi privati, così come succedeva tra l'altro anche all'Accademia di San Luca. E quindi da una parte sì, effettivamente vengono utilizzate queste copie e anche le traduzioni a stampa per la didattica, in particolare direi anche per la didattica a tutti quanti i livelli, sia a livello di principianti, diciamo così, per poi dopo fare grandi studi di composizione più avanti, ma poi si genera proprio una sorta di mito coltivato proprio da Clavé intorno alla figura di Raffaello, e ho citato brevemente appunto anche queste composizioni originali di natura aneddotica che i messicani fanno, in parallelo appunto con quanto Alex diceva succede negli Stati Uniti e poi dappertutto ovviamente anche in Europa, ma sottolineerei quasi un aspetto della tenerezza, no, di Raffaello, cioè della tenerezza anche del modo in cui si avvicina all'arte. Quindi è interessante, guardando i soggetti di questi approfondimenti aneddotici oppure così invenzioni, si parla sempre appunto di Raffaello giovane, di Raffaello nella famiglia, si pensa in effetti, o penso in effetti anche al rapporto che l'Accademia istituiva proprio con la famiglia, specie appunto degli studenti di origine indigena. Ci sono delle bellissime lettere che il presidente Couto scrive alle famiglie per rassicurarle che gli studenti a Roma stanno bene, gli dà anche un sostegno finanziario, eccetera. Quindi c'è questa idea appunto della madre che in qualche modo accarezza Raffaello mentre da piccolo dipinge, o il padre appunto che gli insegna a fare queste cose. Quindi c'è questo aspetto, e di qui anche il grande favore per la Madonna della Seggiola, senza togliere appunto anche lo studio in parti o in toto di composizione oppure di dettaglio, soprattutto per le teste che vengono basate su elementi più
su modelli più complessi. Quando invece la battaglia, questa è una cosa sulla quale ho pensato effettivamente, no? Cioè perché la battaglia? Allora, se guardiamo, bisogna fare una grande divisione, cerco di essere breve, una grande divisione tra il periodo pre-Clavé, che è il periodo in cui l'Accademia era di fatto sostanziata con dei fondi del governo, fondi scarsissimi, e il periodo post-Clavé, o quando arriva Clavé, in cui l'Accademia viene finanziata dai fondi della Lotteria Nazionale e che quindi ha a sua disposizione molti denari. Nella prima fase, quella diciamo così degli anni 30, nella prima fase le opere che vengono inviate dai pensionati in Messico sono tutte di carattere nazionale. E cioè sono tutte opere che in qualche modo alludono o all'indipendenza o a soggetti legati alla Costituzione del 24. Per esempio i gladiatori, no? Che potrebbero sembrare soltanto degli esempi, il gladiatore frigio e quello romano che vengono inviati dalla Bastida, vengono interpretati come ribelli della rivoluzione in qualche modo. E quindi io credo sì che soprattutto il vescovo Vasquez, no, che si trovava nell'occhio del ciclone, no, con la Spagna che gli proibiva di entrare a Roma, eccetera, e con le battaglie sia fratricide che appunto contro gli Stati Uniti si avevano in Messico, la battaglia potesse essere effettivamente un soggetto da avvicinarsi anche a queste istanze così di ridefinizione dell'immagine nazionale in qualche modo. Però non viene copiata, vero Stefano? Quella non viene copiata, non ha è pochissimo, fortuna. Dicevo, è copiata soltanto una volta, così come solo una volta viene copiato il San Luca che dipinge la Vergine. No? Quindi rientrano fino a un certo punto, ma sono anche proprio come una sorta di emblemi, diciamo così, diventano emblemi un po' della nazione. Tutti e due politici, quello per San Luca è molto chiara la cosa, per la battaglia la mia interpretazione mi rendo conto è un po' più stringata, però probabilmente va in questa linea se la si mette accanto al valore nazionalistico che venivano attribuite anche alle sculture di Labastide. Grazie Stefano, passerei la parola ad Alex in modo poi da dare la parola anche alle altre domande. Grazie. Sì, grazie. Grazie per queste riflessioni su Crawford e Thorvaldsen. È molto interessante quanto è importante Thorvaldsen negli Stati Uniti in questo periodo, ma si può anche parlare di Canova, già morto, e degli altri, un po' di Tenerani, John Gibson, l'inglese, anche molto lui specialmente a causa della lingua e queste connessioni tra gli Stati Uniti e Inghilterra, ma secondo me Thorvaldsen è stato un po' più importante come professore per gli americani perché era un po' di paura di religione nell'arte americana in questo periodo, valore più per le cose secolari e anche paesaggi tra la pittura. Quindi si trova negli Stati Uniti copie delle Vergine di Raffaello spesso, ma secondo me non come spesso come nei paesi d'Europa a causa di questa paura per la Chiesa Cattolica. Sì, sì, chiaro. Chiarissimo. Grazie. Forse darei la parola, non so se c'era prima Stefania o Susanne. Credo Susanne. Susanne, allora. Sì. L'audio? No, in realtà Alex ha già quasi risposto alla mia domanda, perché la mia domanda era appunto proprio quello, appunto a Alex e anche a Christoph, Glorios, se appunto c'è una divisione, c'è un Raffaello cattolico e un Raffaello protestante, un Raffaello filtrato attraverso, diciamo, Canova e uno filtrato attraverso Thorvaldsen, che poi secondo me questo...
sono anch'io molto convinta che la religione è un fattore importante. Dico per un Raffaele protestante, perché Schoppe è stato forse luterano, ma mancano i documenti perché ha cominciato la storia della chiesa luterana qui. Allora non sono sicuro se fosse prima stava anche ebreo, la famiglia stava ebreo, però non lo so esattamente, può essere anche un... Sì, e non è molto Raffaele, certo, ma sembrerebbe che si deve fare una ricerca se c'è quasi un Raffaele protestante luterano qui a Roma fra questi artisti da Berlino, prussiani. Allora è molto interessante questo fatto. Sì, sì, di cultura, no? non solamente di religione, ma di cultura protestante, come dire, che poi in America anche, no, è così fondante. Vabbè, abbiamo nuovi. Grazie. Un altro convegno potrebbe. Esatto, sì, nel prossimo convegno facciamo su, diciamo, la molteplicità di Raffaello come molteplicità dell'antico. Inclusività anche. Sì. Stefania? Sì, allora io volevo ringraziare tantissimo per questi interventi che ci hanno portato nella Roma, fuori di Roma, in cui da un po' di anni ci conducete con i vostri studi. Volevo soltanto dire, a proposito dell'intervento di Alexander Mann, che ci ha ancora una volta fatto vedere Raffaello come mediatore anche tra l'antico e la modernità, che noi abbiamo lavorato ovviamente sulle copie dei concorsi accademici con Carla Mazzarelli che ci ha aiutate, e comunque il Giona, cioè proprio solo una postilla, il Giona della Cappella Chigi è dato da copiare come Raffaello agli allievi dell'Accademia, quindi c'è una riconosciuta autografia di modello indipendentemente dall'esecuzione. Così, questo solo per dire. Poi invece volevo chiedere a Stefano Cracolici, con cui che avrei ascoltato per 6 ore parlare di questa esportazione del modello minardiano di Minardi, che è stato per anni a spogliare la storia dell'arte di tutto ciò che era pericoloso, creando questo modello educativo perfetto per un luogo in cui c'era tabula rasa e si poteva finalmente, quindi un'operazione meravigliosa. Però io, mi perdonerete l'ossessività, volevo sapere se ha più notizie su questa copia del San Luca, cioè su come era allestita, su quale funzione aveva nell'Accademia, tutto qua, proprio. Purtroppo, come ho accennato, l'opera deve essere finita in mare. Probabilmente appena arrivata a Veracruz, perché si parla, appunto, c'è una lettera di Vázquez ad Alamán che si dice disperato. Era comunque la copia più pregiata, secondo loro, che si dice disperato perché, appunto, la copia è stata rovinata dall'acqua marina. Che è un destino comune, cioè sto San Luca deve essere sempre devastato. Non so. E comunque il fatto stesso che venisse subito restaurato, e quindi non gettato via, ma restaurato all'Accademia di Puebla, prima di arrivare a Città del Messico, testimonia appunto ancora dell'importanza data al dipinto, che credo però, appunto, come ho detto prima, valesse più come emblema quasi dell'Accademia, che non come oggetto da utilizzare nell'insegnamento. Guarderò meglio, perché questa veramente, Stefania, è una scoperta che ho fatto proprio 2 settimane fa, mentre stavo lavorando all'altro articolo. Grazie, che fortuna! Guarderò meglio effettivamente su come poteva, perché abbiamo delle fotografie, abbiamo anche delle riproduzioni pittoriche e anche delle incisioni che fanno vedere come erano esposti i quadri in Accademia, e quindi voglio tornare a vedere effettivamente se il quadro era esposto. Temo però che forse si è rovinato completamente, insomma il quadro non è
non c'è pervenuto, come invece ci sono pervenute altre copie, molte altre copie di quell'elenco che ho citato e che adesso sarebbe bene studiare meglio. Come una, per dare una postilla anche alla domanda che aveva fatto Carla prima, voglio sottolineare il fatto che sì, altri proprio di rimediazione si tratta in alcuni casi, perché non va dimenticata l'esercitazione nella miniatura di Raffaello e anche, che veniva appunto praticata in Accademia, e anche così la decorazione di porcellane con elementi, con quadri tratti da Raffaello, quindi anche questa produzione oggettistica, e anche bassorilievi, quindi anche in scultura entrava questa cosa. Comunque sì, sarebbe... No, purtroppo dobbiamo dare la parola, perché altrimenti povero Manuel, che già abbiamo lasciato solo soletto in conclusione, ma deve prenderlo come una specie di piccola... Voglio dire, piccola teca costruita intorno a lui, perché il suo intervento sarà un intervento che si colloca leggermente, diciamo, a partire da queste vicende, ma quindi cronologicamente apre ad un'altra stagione, alla fine dell'Ottocento, diciamo, se non sbaglio, l'ultimo quarto dell'Ottocento, no. Quindi aveva bisogno, secondo noi, anche del suo spazio, no? E quindi che non si senta solo, perché noi l'abbiamo, anzi, lo aspettiamo con felicità questo intervento. Manuel Barrese ha pubblicato da poco quello che era la ricerca della sua tesi di laurea in un bel libro, per il quale ha avuto anche il premio Storia dell'Arte della Sapienza. Il libro si chiama Pittura murale nella Roma postunitaria, tendenze, sopravvivenze, innovazioni, appunto pubblicato nel 2019 da De Luca, e collabora con, insomma, in questo momento anche col Manifesto, lo leggiamo la domenica su Alias, e sta facendo adesso un lavoro di ricerca per la Fondazione Ragghianti di Lucca sul ritorno a Liberty, su Carlo Ludovico Ragghianti e la cultura artistico-architettonica tra 800 e 900. E oggi chiude questo pomeriggio così denso di punti interessanti con appunto questo sguardo sulla Roma di fine 800, interpretazioni e dibattiti intorno al modello raffaellesco, all'estetica dei pre-raffaelliti. Grazie Manuel per la pazienza, e grazie, non ci lasciate, perché appunto avremo così uno sguardo finalmente retrospettivo anche sulla storia della critica, no? Anche, se non sbaglio. Esatto, sì. E quindi speriamo che ci sia ancora un momento di dibattito dopo la conclusione di Manuel. Grazie Manuel. Bene, grazie della presentazione. Innanzitutto mi sentite? Vedete lo schermo? Perfettamente. Bene, allora anch'io volevo ringraziare gli organizzatori della giornata di studio, soprattutto Stefania Ventra e Valeria Rotiri. Mi fa molto piacere poter confrontarmi in questa sessione del convegno, e anche confrontarmi con Giovanna Capitelli e Carla Mazzarelli, che non conosco di persona, non ho il piacere di conoscere di persona, però conosco per fama e conosco i vostri studi, che sono stati dei punti di riferimento importanti per alcune mie ricerche. E, ecco, come si vede un po' dal titolo del mio intervento, vorrei soffermarmi ad analizzare lo statuto e la validità di Raffaello, il presteso del modello raffaellesco, nel contesto culturale della Roma postunitaria, quindi dopo il 1870, dopo la breccia di Porta Pia. Quindi in un periodo, in un contesto, quello della Roma bizantina, questa formula desunta dalla famosa rivista Cronaca Bizantina, in cui collaborava tra gli altri Gabriele D'Annunzio, un contesto culturale permeato da suggestioni estetizzanti, come sappiamo, simboliste e anche decadenti. Tra l'altro è un periodo questo in cui il nome di Raffaello tornò ad avere una nuova e anche effimera visibilità attraverso nel 1883, con le celebrazioni del quarto centenario della nascita dell'artista, che coinvolsero anche diverse istituzioni romane, tra cui l'Accademia di San Luca. Qui ho riportato varie immagini prese dall'illustrazione italiana, in cui si vedono un po' le varie manifestazioni che si sono svolte nel marzo del 1883, addirittura all'interno del Pantheon e per tutta Roma. Ecco, in questa prospettiva credo sia importante sottolineare
la graduale messa in crisi di questo ideale raffaellesco, appunto questa sessione è anche intitolata Crisi del modello raffaellesco, e per ideale raffaellesco intendo quel linguaggio codificatosi nei secoli, proprio sull'esempio delle opere più importanti e monumentali dell'Urbinate, ad esempio le stanze vaticane. Attraverso le fonti d'epoca e ricostruendo i dibattiti coevi portati avanti da intellettuali, letterati, artisti, tra gli altri alcuni membri dell'Accademia di San Luca come Giuseppe Cellini, pittore, emerge un fenomeno, o meglio, emergono le prime avvisaglie di un fenomeno che poi avrà larga diffusione nel Novecento inoltrato. La volta scorsa si parlava della posizione sostanzialmente antiraffaellesca di Leonardo Venturi. Ecco, in questo periodo, nella Roma di fine secolo, si assiste alla messa in crisi, è proprio quella che possiamo definire la critica militante, la proto-avanguardia artistica, utilizzo questi termini un po', che sono impropri per l'arco cronologico preso in esame, ma che sono indicativi proprio per comprendere la problematica del tutto. Ecco, questi soggetti non percepiscono più Raffaello come un canone universale, come una fonte di ispirazione assoluta, ma addirittura la contestano anche violentemente. Questo avviene per due ragioni. Da una parte si comincia si radicalizza nella Roma di fine secolo quel gusto e quella fascinazione per i primitivi che già si era fatta sentire all'inizio secolo, all'inizio Ottocento. E dall'altra parte penetra a Roma quel gusto e gli ideali estetici della confraternita pre-raffaellita anglosassone, penetra in maniera anche indiretta e anche travisata, che però, questi due fenomeni uniti avranno delle ricadute molto importanti sia sugli orientamenti critici sia sulla produzione artistica ex novo. Tra l'altro mi preme sottolineare come i primi dibattiti sulla diffusione del preraffaellismo a Roma sorgano proprio attorno al 1883, quindi proprio in margine alle celebrazioni raffaellesche, cosa che gli studi anche recenti non hanno tenuto, a mio avviso, nella giusta considerazione. Volevo fare qualche premessa su questo termine sfortuna di Raffaello, perché sfortuna, relativa, Raffaello continua ad essere evocato in questo periodo anche come un po' un'entità astratta. È il caso, ad esempio, di un ritratto di Raffaello compare nella decorazione graffita della casa di Cesare Moscetti. Cesare Moscetti era un medagliista attivo per Pio IX, si era fatto questa casa in borgo, la decorazione non esiste più, decorazione realizzata da Luigi Fontana, allievo di Minardi, in cui appunto compariva un ritratto di Raffaello. È il caso poi di questo romanzo di Sartorio, Rome Carrus Navalis, in cui Sartorio immagina di far intervenire Raffaello, di far rivivere Raffaello nella sua Roma di fine Ottocento, e poi sotto l'altisonante nome di Accademia d'Arte Raffaello Sanzio era stata creata dal pittore Augusto Bompiani questa accademia privata, che in realtà di raffaellesco aveva ben poco. È importante, a mio avviso, sottolineare che la fortuna di Raffaello in ambito accademico e istituzionale non decade mai, ecco, rispetto invece alla fortuna negli ambiti di avanguardia e di critica militante tardo-ottocenteschi. Raffaello continua a incidere nell'arte monumentale di Stato, ed è un esempio questo cartone di Cesare Maccari. Maccari era un po' il pittore per eccellenza delle grandi campagne decorative della Roma postunitaria, aveva realizzato a fine Ottocento gli affreschi del Senato. Come si vede, questo è un cartone commissionato direttamente da Zanardelli per il Palazzo di Giustizia, che è esemplificato sullo schema e sul modello della Scuola di Atene alle Stanze Vaticane. Ecco, sulla scia delle celebrazioni raffaellesche del 1883 viene pubblicato il volume di Marco Minghetti, Raffaello, che è un volume... Minghetti, uomo politico, statista e rappresentante della destra storica,
un libro un po' ambiguo, perché da una parte Minghetti, nonostante la verbosità del tutto e le preponderanti digressioni storiche, sfoggia un temperamento da conoscitore, cioè esercita la pratica dell'attribuzionismo proprio sulla falsa riga degli ideali e del modello morelliano. Minghetti era in contatto con Giovanni Morelli anche attraverso la moglie, donna Laura Acton Minghetti, che era una collezionista e appunto amava l'arte. E ad esempio tra le illustrazioni del volume attribuisce il ritratto d'uomo conservato alla Galleria Borghese, che era attribuito a Raffaello, era attribuito ad Hans Holbein, lo ascrive a Raffaello. L'altra parte del libro invece ha una finalità direi nazionalistica, cioè Minghetti intende Raffaello come il vero genio artista, genio dell'arte italiana, dell'Italia finalmente unificata, e rivendica il diritto degli italiani di occuparsi di Raffaello, che invece negli anni precedenti non l'avevano fatto. Infatti nell'introduzione lamenta proprio che gli studiosi stranieri avevano fatto oggetto Raffaello dei loro studi. C'è, diciamo, poi un'altra causa che contribuisce a legare questa idea di Raffaello genio dell'Italia unita, ed avviene appunto nel 1878, quando muore Vittorio Emanuele II, il fautore dell'Unità d'Italia, e cominciano a sorgere i dibattiti su dove monumentalizzare le memorie del sovrano, la tomba del re, e si sceglie, non casualmente, sul modello anche francese del Pantheon, di seppellirlo appunto al Pantheon, dove sappiamo c'è presente anche la tomba di Raffaello. D'Annunzio è una figura cruciale per comprendere, diciamo, gli orientamenti e anche la sfortuna proprio di Raffaello in questo contesto della Roma bizantina, che privilegiava altre figure del Rinascimento, ad esempio Botticelli, che è proprio un termine di confronto importante, oppure Leonardo con la sua aura di enigmaticità e mistero. D'Annunzio non doveva nutrire una grande simpatia per Raffaello. Nei suoi romanzi, nei suoi componimenti poetici, che sono pieni di ekphrasis, di diciamo, riferimenti ad opere d'arte, Raffaello ha pochissimo spazio, ad esempio nel Piacere, e nel 1886 scrive questo articolo sulla Tribuna. D'Annunzio in questo momento era cronista per vari quotidiani romani, in cui, che è una sorta di recensione del volume di Gustave Gruyère su Fra Bartolomeo, in cui si sforza a risolvere il rapporto tra Raffaello e Fra Bartolomeo, tutto in favore del frate domenicano. E secondo la visione di D'Annunzio è Raffaello a dipendere dai moduli formali di Fra Bartolomeo, non viceversa. Ed è anche molto esplicito, ad esempio dice: l'influenza di Raffaello sul frate per me è così lieve che credo si possa non farne alcun conto. Ecco, gli affreschi del monumento funebre a Tommaso Minardi sono, a mio avviso, molto eloquenti per spiegare e comprendere anche l'obsolescenza e il rapido scadimento di questo ideale raffaellesco nella Roma di fine Ottocento. Ripeto, ideale raffaellesco intendo quel linguaggio caratterizzato da un senso della misura, da armonia, un equilibrio tra le parti, una castigatezza cromatica, un'attenzione preponderante verso la linea e il disegno. Ecco, sappiamo che Minardi aveva contribuito a mitizzare la figura del Sanzio, è emerso molto bene nella mostra dell'Accademia di San Luca e nel catalogo. Minardi è un personaggio che ha goduto di sfortuna, addirittura fino nel 1957 Federico Zeri si riferiva a Minardi e alla sua scuola, e cito, come un avvilente cimitero di aborti. Ecco, questo monumento, che è compreso dalla statua realizzata da Luigi Fontana e dagli affreschi realizzati dalla sua scuola,
Oggi è in parte, gli affreschi in parte sono andati perduti, ma l'aspetto originario ce n'è tramandato da questo quadretto di genere di Tancredi Liverani. Questo è un altro particolare. Come vedete, in un clipeo c'è dipinto ad affresco un ritratto di Raffaello, realizzato materialmente da Adriano Ferraresi, ma sul disegno di Nicola Consoni. Sono presenti in questi ovali quattro artisti che Minardi considerava, teneva in massima venerazione, e diciamo è importante sottolineare che questi affreschi nella critica coeva non trovano, non sono molto apprezzati. Ho rintracciato in proposito in questo giornale Il Popolo Romano una critica di Luigi Bellinzoni, che era questo critico anche pittore dilettante, che appunto valutava negativamente gli affreschi realizzati dalla scuola di Minardi, proprio per questo carattere un po' anacronistico, perché erano stati realizzati un po' sulla falsa riga dei precetti del maestro Faentino. Aspetto anacronistico e anche un po' purista, quasi fuori tempo massimo, direi. Comunque lontani anni luce dalle tendenze estetiche in voga negli anni Ottanta dell'Ottocento, e vorrei far richiamare la vostra attenzione su questa figura della dialettica di Minardi, questa personificazione. Siamo nel 1875-76, pochi anni dopo, nel 79, Minardi sconfessa del tutto, Cesare Mariani, questo allievo di Minardi, sconfessa del tutto i precetti del maestro e si abbandona a questo turbinio barocco, sfondati prospettici, totalmente opposto al registro stilistico del maestro. Qua c'è una riflessione sulle volte barocche. Mariani, sappiamo già, durante l'età di Pio IX aveva affrescato le volte di diverse chiese. Ho qui poi riportato ampie parti di questo articolo di Enrico Panzacchi. Panzacchi era un letterato, critico e anche uomo politico, questo articolo scritto nel 1883, quindi durante le celebrazioni della nascita di Raffaello, un articolo emblematico e davvero chiaro, che fa luce proprio su queste problematiche polarizzatesi intorno alla validità del modello raffaellesco, anche in relazione al sempre più apprezzato gusto verso i primitivi, verso l'arte dei primitivi. E Panzacchi dice chiaramente: il quarto centenario di Raffaello mi ha dato occasione di riosservare un fenomeno ormai vecchio. Cita vari storici dell'arte che si erano occupati dell'Urbinate e dice: per costoro Raffaello è sempre l'artista sommo. Se invece vi volgete agli artisti o a quella parte di critici che vivono così intimamente con gli artisti da formare con essi un sodalizio unico, quindi la critica militante e anche gli artisti di protoavanguardia, ecco che i discorsi mutano. Sì, va bene, Raffaello cita poi varie opere celebri dell'Urbinate, ma l'inno trionfale di prima voi lo cerchereste invano. E poi cita un aneddoto di un suo amico pittore che incontra e, diciamo, lo sfida, lo provoca, lo esorta questo amico pittore a ispirarsi ai pittori del primo Quattrocento, Mantegna, Carpaccio, e addirittura lo sfida a risalire addirittura alle pitture delle catacombe, che proprio in quel periodo cominciavano a tornare di moda anche per ragioni ideologiche. Ecco, questo pittore che dicevo, a cui alludeva Panzacchi, a mio avviso deve essere riconosciuto di Luigi Serra, pittore bolognese stabilitosi a Roma. Questo è un dipinto che è attualmente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che era stato ritirato fuori proprio da Sandra Pinto in uno di quegli allestimenti prima di quello attuale, che si rifaceva, e lo sappiamo proprio dalle fonti, Serra si rifaceva ai pittori primitivi, naturalmente filtrati attraverso una sensibilità simbolista. E poi ancora Panzacchi continua e chiama in causa nel suo articolo i preraffaelliti, e vorrei diciamo richiamare l'attenzione sulla data precoce, 1883, in cui cita i preraffaelliti. Diciamo, la critica tende a
datare la diffusione delle teorie preraffaelite a Roma attorno agli anni 90 dell'Ottocento. In realtà era già qualcosa che si datava prima, e in qualche modo Panzacchi dà una valutazione positiva, o comunque, come dire, afferma una validità per questo nuovo ideale statico preraffaelito, e dice: mi sembra naturalissimo che di quando in quando il gusto sia richiamato a prediligere forme meno vive ed esuberanti, un poco d'acerbo ed acidulo riposano e rinforzano il palato. E poi si rifà questa idea diffusissima della decadenza dell'arte dopo Raffaello, che Panzacchi chiama appunto incipiente corruttela. Ecco, tra chi continuava a individuare in Raffaello un artista sommo e invece non vedeva di buon occhio le derive primitivistiche di certa pittura contemporanea, c'era Baldassarre De Scalchi. Baldassarre De Scalchi, che però conosceva bene gli orientamenti artistici più attuali, perché aveva viaggiato molto a Parigi, a Londra, e tra l'altro una figura chiave per comprendere molte cose del sistema artistico postunitario. De Scalchi era un uomo politico, era socialista, collezionista, amatore d'arte, mecenate, e anche egli nel 1883, in qualità di presidente dell'Associazione Artistica Internazionale, chiama in causa, proprio per questo voga di rifare i primitivi, chiama in causa i preraffaelliti, e addirittura nel 1881 cita, credo per la prima volta sulla stampa romana, Edward Burne-Jones, criticandolo. E non è casuale che proprio in questo periodo, alla metà degli anni 80 dell'Ottocento, a Roma comincia a diffondersi proprio la conoscenza dei preraffaelliti, anche attraverso lo scoprimento della prima parte della decorazione musiva di St. Paul, la prima chiesa protestante costruita all'interno delle mura di Roma, decorazione che era stata commissionata a Burne-Jones da Robert Nevin, il reverendo della chiesa, che era, sappiamo oggi, anche un collezionista di pittori primitivi di scuola italiana. Ora ci sono vari studi su Robert Nevin disponibili. E per far capire un po' anche questo ruolo di custode dell'ideale raffaellesco, del valore di Raffaello come maestro, De Scalchi invia in dono al vescovo Strossmayer, una figura anche questa di cui ora ci sono molti studi, invia a Zagabria, l'allora Agram, in dono a questo vescovo due riproduzioni in scala degli affreschi delle stanze vaticane, il Parnaso e l'incontro di Attila e Leone Magno, e qui appunto ho ritrovato questa lettera che volevo fare di ringraziamento del vescovo al nobile romano del 1888. E ho quasi terminato, volevo citare come per finire un'altra questione, credo importante, che è quella che emerge bene dalle riviste romane del tempo, cioè la problematica della maggiore spiritualità tra Raffaello e i primitivi soprattutto di scuola nordica. Nasce una vera e propria dialettica tra, ad esempio, Raffaello e pittori del 300, del primo 400, soprattutto perché c'è tutta una parte di intellettuali, di letterati, che diciamo, si oppone, rifiuta di riconoscere nei primitivi una qualche supremazia di tipo spirituale, un maggiore senso di devozione, e chiama in causa questa polemica Ugo Flores, che poi nel Novecento sarà uno dei direttori della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, in cui appunto si sofferma su questo fattore della spiritualità. Secondo Flores, questa spiritualità derivava da una minore perfezione artistica, da un senso di ingenuità e rozzezza, partecipa anche Cellini, Giuseppe Cellini, pittore, poi accademico di San Luca, con questo scritto tardo degli anni 20, in cui sostanzialmente anche egli si oppone a quella persuasione di chi crede che la fede trovi sua più giusta espressione artistica nelle forme primitive, nei tentennamenti di un'arte bambina.
E ancora Fleres, diciamo in un articolo del 1888, fa un parallelismo davvero eloquente che mette in luce un fenomeno che era ormai sotto gli occhi di tutti e che si era veramente radicato nella Roma a quell'altezza cronologica, ovvero che l'arte contemporanea prodotta a Roma a fine Ottocento si era ammantata volutamente di una veste antica, cioè imitava le forme arcaiche dei primitivi. E qua ho messo come esempio due quadri, Raniero Luzzi era un allievo di Luigi Serra, il pittore che ho fatto vedere prima, Napoleone Parisani, e è chiaro che Fleres ha in mente la società in arte libertas, che era questa confraternita nata nel 1886, che si era raccolta un po' sull'esempio dei preraffaelliti inglesi attorno a Nino Costa, pittore che aveva molti scambi con il mondo anglosassone, e come si vede questi pittori si rifacevano un po' in maniera anche contraddittoria e non filologica ai pittori cosiddetti primitivi. Sono anni in cui anche questo senso, questa affascinazione per i primitivi si diffonde anche nella decorazione monumentale. Qui Sant'Ivo dei Bretoni, l'abside realizzato da Ludovico Seitz che aveva anche, diciamo, un background nazareno attraverso il padre Maximilian Seitz, come sapete bene. E per finire, ed ho concluso, un po' per far comprendere proprio questo mutamento culturale di gusto nella Roma di fine secolo, è importante citare questo fenomeno delle copie dei primitivi. E ho qui rintracciato questa copia di Augusto Stoppoloni, che era un pittore che tra l'altro era legato alla società in arte libertas e aveva esposto anche nel Novecento alla Biennale di Venezia. Nel 1878 realizza questa copia di Ottaviano Nelli, e questo quadro è attualmente conservato nei depositi dei Musei Vaticani, e ho trovato vari articoli sulla stampa romana. E vari articoli sulla stampa romana del tempo ho trovato anche in relazione alla copia dello Sposalizio della Vergine di Lorenzo da Viterbo, realizzata da Pietro Vanni nel 1885, copia che non sono riuscito a fotografare, ma so per certo che è conservata nel Palazzo del Comune di Viterbo, quindi tuttora è conservata. E per ultimo, gli studi, le copie di Botticelli, che come dicevo prima è un po' il feticcio della Roma decadente e simbolista, molto amato da D'Annunzio. Alfredo Ricci era legato a D'Annunzio e nel 1889 espone questi due studi, uno a pastello e uno ad olio, proprio della primavera di Botticelli. Grazie mille, ho terminato. Sì, grazie, grazie, grazie di cuore per questo bello intervento che effettivamente ha aperto più di chiudere, perché ha messo sul tavolo una quantità di problemi critici, di rapporti con il passato, con i grandi, diciamo, le mitologie, cos'è primitivo, cos'è purista, cosa è parte di una cultura che prosegue, cosa invece è veramente rottura, crisi. Quindi grazie Manuel per tutti questi stimoli varissimi. Anch'io mi riservo di fare eventualmente domande se la discussione non voglio prendere troppo tempo, però voglio dire una cosa, che con Manuel siamo ovviamente fuori dall'Accademia, cioè siamo usciti da questo registro che fin qui un po' ci ha aiutato, perché comunque eravamo all'interno di dinamiche relative a apprendimento, modelli, invece qui stiamo parlando proprio di produzione, come dire, stante, direi, fuori da certi circuiti, e un sistema delle arti che ancora è molto molto complesso. Allora mi fermo però e sì, a te tesoro. Sì, faccio veramente, anch'io sono molto breve. Intanto grazie Manuel effettivamente per questo intervento che appunto apre molti molti spunti, e poi magari ecco ancora una volta vedo che già Claudio Gamba si è prenotato, e poi chiedo quindi sempre nel frattempo se c'è qualcun altro che si prenota per delle domande, poi magari cerchiamo anche di raccogliere delle domande che ci siamo perse strada facendo di interventi precedenti. Io avevo soltanto un paio di riflessioni nel caso appunto del tuo intervento, diciamo su questo tema della sfortuna di Raffaello, no? Che intanto diciamo
è una fortuna che in qualche modo noi possiamo rintracciare anche in fasi precedenti della storia della cultura artistica, adesso mi riferisco soprattutto al 7-800, e quindi forse va anche ripercorsa in questo senso, diciamo, questi ritorni in un qualche modo ad una critica a Raffaello che diciamo caratterizzano per esempio il Raffaello della trasfigurazione, della fase più matura nella cerchia appunto dei puristi nell'Ottocento, ma anche tornando indietro ci sono casi anche estremamente interessanti che forse andrebbero ancora studiati di una critica a Raffaello da parte per esempio degli artisti inglesi, tutta una cerchia di artisti inglesi, c'è un bel saggio, anzi che ti consiglio di leggere se vuoi inquadrare questo tema più nella lunga durata, di Pascal Granier, che proprio ha studiato questa critica al modello di Raffaello nella cerchia degli artisti inglesi alla fine del Settecento. A me viene in mente che in questa fase ci sono due temi da sollevare. Uno è la critica a Raffaello in quanto, diciamo, diventato nel frattempo, l'abbiamo visto, nume tutelare in un certo senso dell'ancien régime, delle monarchie in un qualche modo, e quindi diciamo soprattutto nell'Italia post-unitaria diventa anche diciamo l'artista da abbattere, forse perché non solo o non tanto da un punto di vista stilistico, ma per quello che aveva rappresentato nell'ambito della cultura, diciamo, di restaurazione. L'abbiamo visto nel caso proprio delle copie di Sanssouci, appunto, per Federico Guglielmo III. Questo è anche un aspetto, secondo me, che diciamo forse, non so che ne pensi, merita di essere sottolineato. E poi l'altro aspetto è, diciamo, forse non so se su questo, diciamo, anche hai trovato materiale, io in alcuni casi mi ci sono imbattuta, diciamo, quello che si critica di Raffaello è proprio anche qui quello che Raffaello è diventato nell'Ottocento, cioè Raffaello come come dire, l'esempio per eccellenza della cultura accademica, ovviamente, e quindi anche di un sistema di replicazione, quindi il contrario dell'originalità, per intenderci. Così. Tant'è vero che questo sistema, forse anche della sfortuna di Raffaello, la si capisce meglio se la si confronta con il recupero di Michelangelo, che invece diventa il paladino, o anche di Leonardo, appunto, diventa il paladino, come hai detto bene nel caso di D'Annunzio, dell'originalità, ma anche appunto del rovello, quindi dell'artista che non finisce mai, mentre Raffaello è l'artista finito per eccellenza, e così via. Quindi diciamo questi due sistemi si incrociano e forse aprono, consentono appunto anche di unire ulteriormente i fili, no, di questa sfortuna in una trama, diciamo, appunto, che ci consente forse di tirare alcune somme. Quindi non so se hai qualche riflessione su queste mie indicazioni, e poi darei la parola nell'ordine. Prima a Gamba e poi a Cracolici. Sì, no, sono d'accordissimo su questa sfortuna relativa di Raffaello in questo periodo dell'Ottocento, in favore invece di figure come Michelangelo o Leonardo, che diciamo piacevano di più soprattutto come modello di artista che rappresentavano, modello maledetto, il modello inquieto, e quindi anche per questo credo il modello che tornava sempre, l'artista che tornava sempre sulle proprie opere, quindi questo modello di Raffaello, capobottega, quasi perfetto, non coincide bene con questi ideali dell'artista maledetto che prende piede soprattutto nella Roma, nell'Europa romantica, post-romantica. Quindi sì, anche per questo, assolutamente. Grazie. Prego, Claudio. Sì, ma più che una domanda è una riflessione. Effettivamente mi sembra che con questa ultima relazione siamo, come dicevi tu, usciti poi fuori dal problema di Raffaello e l'Accademia, e in realtà siamo entrati dentro al problema Raffaello e la politica, che è un problema enorme, che non so se sia in realtà mai stato realmente affrontato. Cioè, sarebbe da pensare proprio un convegno fatto insieme con gli storici proprio della politica, e immaginare proprio un dialogo su questi aspetti, perché credo nessun artista come Raffaello
sia possibile, diciamo così, utilizzarlo anche in una chiave strumentale politica, oltre a tutti gli usi che noi abbiamo visto, diciamo, in ambito artistico, accademico, tirato da tutte le parti, no? Forse soltanto Tiziano, ecco, Tiziano e Raffaello forse sono i due artisti che più sono stati in grado di rappresentare il rapporto anche con la committenza, di accontentare le esigenze della committenza, mentre invece poi quando uno vede Leonardo, vede Michelangelo, alla fine sembra che siano loro a prevalere sui committenti e non... E quindi secondo me non è un caso appunto che ci siano così tante figure anche di politici, e non c'è una chiave unica, perché in realtà poi Raffaello ha una sua fortuna durante la rivoluzione, durante Napoleone, cioè è il solito discorso che Raffaello viene utilizzato poi in modi diversi a seconda delle fasi, e quindi non c'è una chiave di lettura unica per cui possiamo dire chi si schiera con Raffaello ha quelle idee politiche, no? Però mi sembra un tema molto interessante, perché veramente la figura di Raffaello e la quantità di bibliografia che produce la sua opera va molto al di là della questione, diciamo, del problema artistico, e del resto non è un caso che Raffaello produce questa enorme quantità di biografie, ma biografie di Raffaello significa alla fine parlare anche dei contesti dei committenti, e quindi la chiave politica rimane assolutamente fondamentale anche solo nel leggere la biografia. E poi c'è questo presenza delle date chiave dei centenari, che secondo me ugualmente, o unendo i due temi, non lo so, ma sarebbe veramente quasi da fare un convegno su Raffaello attraverso i centenari, perché i centenari raffaelleschi producono ogni volta... però proprio insomma, cioè quello 1820, 883, 920, 983 fino all'ultimo in cui siamo immersi anche noi, potremmo anche ragionare sul nostro modo di essere immersi nel centenario raffaellesco. Secondo me è una chiave di lettura veramente interessante, perché è una calamita che attrae la visione del proprio tempo in rapporto al passato, il centenario, e attira tipologie di scrittori, di studiosi al di fuori, diciamo, dell'ambito specialistico, e quindi restituisce un'immagine del proprio tempo come pochi altri argomenti. Certo, grazie. Anche, diciamo, ci parla ancora dei sistemi di riappropriazione, appunto, no, degli artisti, e quindi anche nel caso specifico di Raffaello ovviamente la questione si presta molto. Forse Manuel vuole dire qualcosa. Non so se Manuel volevi, sì? No, sono d'accordo, ed è eloquente come proprio molti politici, come Minghetti o De Scalchi, proprio sono a favore di Raffaello, invece non sono a favore delle generazioni primitivistiche, dei preraffaelliti o ritorni ai primitivi, ed è eloquente, sì. Stefano Cracolici? Sì, io ho trovato questa tua relazione davvero interessantissima, veramente piena di spunti, e ascoltandola mi è venuta in mente una lettura che sto facendo in questi giorni, e cioè Walter Pater e il suo Rinascimento del 1873. E tornando anche un po' alla questione di prima, no? Sul protestantesimo, cattolicesimo di Raffaello, volevo chiederti se, proprio pensando a Pater e alla serie di conversioni di intellettuali che lui stimola con Mario l'Epicureo, quasi appunto come che il rituale cattolico si venisse esperito più come esperienza estetica, insomma, che non come parte di una religione viva, insomma, o di un rito vivo. Un'esperienza estetica avvicinabile quasi alla contemplazione dell'arte. Ecco, fino a che punto, e questa è la domanda che mi frulla per la mente, fino a che punto tu pensi che il purismo, il modo in cui il purismo ha usato, studiato e in parte anche manipolato Raffaello,
l'abbia trasformato, e con Raffaello anche l'attenzione verso i primitivi, abbia trasformato questo repertorio in un repertorio cattolico, passibile poi alla fine dell'Ottocento di entrare in questo circolo così estetizzante del modo in cui si intende la, la spiritualità, cui il punto focale non è tanto D'Annunzio, ma è proprio Pater, più che non ancora i, i preraffaelliti. E Pater appunto parlava in Raffaello contro Leonardo e a Bartolomeo, mi pare. Comunque parlava appunto di questa tradizione ieratica, no? Hieratic tradition, che in qualche modo è sempre presente in, in Raffaello, suggerendo una lettura appunto che poi si avviava verso l'esperienza estetica di cui parlavo prima. Sì, io... Sì, 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 prego, sì, prego, scusami, facevo solo da... No, ah, ok. Credo che, è giustissimo, grazie di questa osservazione, credo che anche tutto questo Raffaello come esperienza estetica, proprio come espressione anche del papato, in questi tempi, quindi a fine Ottocento, abbia generato la, la sfortuna, cioè questo è un elemento di sfortuna, perché il Raffaello desunto da questi pittori, prima puristi e poi già prima, avevano contribuito a creare questa imagerie molto manierata e e, diciamo canonica, canonizzata, l'arte, appunto prima facevo riferimento a Federico Zeri, quest'arte senza tempo, questo classicismo cristallizzato, ecco questo in realtà è quello che non piace alla temperie culturale e artistica decadente, quindi è un, secondo me un elemento di sfortuna, non so se ho risposto alla domanda. No, sarebbe da indagare il filone sotterraneo in cui invece viene riabilitato proprio come, come puntello verso un'esclusività quasi d'élite spirituale, no? Quasi da una parte la Huysmans e dall'altra parte si ha... Sì, ha fortuna soprattutto in certi ambiti di osservanza cattolica stretta. Ad esempio prima citavo Giuseppe Cellini e molto romani, Giuseppe Cellini che era fortemente cattolico e nel, ancora nel 1920 scrive questo articolo sulla superiorità di Raffaello, della spiritualità di Raffaello in contrapposizione ai primitivi di scuola nordica. Quindi c'è, ci sono enclavi in cui questa idea del, del Raffaello spirituale è molto presente, questo sì, assolutamente. L'Accademia di San Luca, poi la, il contesto culturale dell'Accademia di San Luca. Certo. Grazie Manuel, darei la parola perché c'è ancora una domanda da parte di Susanne. Abbiamo ancora il tempo? Tanto una cosa, è anche questa abbastanza rapida, volevo chiedere a Manuel, grazie per questa bellissima relazione piena di aperture, nella chiusura piena di aperture, e volevo chiedere se questa condanna, questa messa in crisi di, del modello di Raffaello riguarda tutto il Raffaello, cioè Raffaello viene percepito come un unico. Per esempio, il primo romanticismo tedesco, almeno a livello storiografico, poetico, ma anche in, in produzione come la, la vita di Raffaello de Riepenhausen, eccetera, il Raffaello buono, quello prima dell'arrivo a Roma, viene contrapposto al Raffaello che è, insomma, moderno, in contatto con il, la versione, diciamo, fra virgolette, corrotta del, del cattolicesimo, cioè il, la corte papale, in, in, corrotto dalla, dal linguaggio michelangiolesco, da un contatto troppo stretto con l'antico e dunque, come dire, sulla strada della perdizione verso il moderno, no? Viene ucciso un Raffaello
cioè la stanza della segnatura diventa proprio quello tra una parete e l'altra, in mezzo ci sta la svolta. Questa, come dire, lettura si ripropone o, come dire, Raffaello ormai è solo un canone? Sì, io dall'idea che mi sono fatto è che c'è una vera e propria frattura, cioè Raffaello è, credo, poi ecco, vorrei confrontarmi anche con voi, è percepito come un tutto uno, cioè naturalmente c'è più attenzione verso il Raffaello ancora Urbinate e fiorentino, però è considerato come viene contrapposto ai primitivi, cioè c'è una frattura. Quindi da una parte i primitivi e da una parte Raffaello. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto, perché è un po' l'emblema dell'Accademia, del modello accademico, e quindi questo non rientrava nei canoni estetici. Poi c'è ancora un altro problema che però non possiamo affrontare davvero, è che è il mercato, perché poi c'è il mondo del mercato che reagisce, Raffaello si vende ancora a cifre elevatissime, si cerca da parte di tutti i grandi musei nazionali, quindi non finisce qui, ma questo lo sapevamo. Io direi, chiederei a tutti i presenti di accendere. Ah, Letizia, vuoi parlare? Accendi. Sì, una curiosità, volevo aggiungere qualcosa all'ultimo intervento. Sarebbe molto interessante aprire anche il fronte raffaellesco, adesso vi ho perso, ecco. Per quanto riguarda le teorie proprio degli inizi del Novecento, soprattutto quelle di carattere razionalistico, perché basti pensare al ruolo che ha Raffaello nel pensiero di Rudolf Steiner, e quindi è anche il valore terapeutico che assume Raffaello nelle teorie di Steiner, per cui agli ammalati dell'anima, e quindi tutti quelli che hanno mal di cuore, l'ansia, le terapie contro, anche le terapie contro il panico, tutte queste cose, si fanno vedere le Madonne di Raffaello. Questo secondo me è un fronte inesplorato, ma che varrebbe la pena, soprattutto per chi si occupa tra 800-900 di Raffaello. Giusto, giustissimo. Vedete, appunto, io direi che adesso Francesco potrebbe chiudere, salutarci. Potete però accendere tutte le telecamere presenti? Francesco, accendi la... Non so se ci sono altre domande, magari che abbiamo perso, anche domande, sì, diciamo, delle sessioni precedenti che nel frattempo abbiamo perso di vista, è possibile? Ce n'è una sulla porcellana. Sì, Valeria? Sì, faccio portavoce, insomma, della domanda di Chiara Pierucci, che chiedeva se la manifattura di Meissen propone tra il repertorio delle sue porcellane quadri famosi. Allora, non so, se volete posso provare, insomma, io a dire qualcosa. Sì, per quanto ci riguarda, per esempio, non offre modelli da Raffaello nei servizi da tavola, insomma, per i quali era famosa, o gruppi di porcellane, ma fa placchette, per esempio hanno in mente quella con la Belle Jardinière, insomma, che ha tanta fortuna. E poi la porcellana, per quanto è una pittura, cioè la pittura su porcellana è una pittura per durare, ma è legata a un fragile lusso che è la porcellana. E mi veniva in mente, per agganciarmi a questo, al discorso delle porcellane o delle altre tecniche, un'altra manifattura che è quella di Sorgenthal, che ha tutto un altro repertorio rispetto a quella di Meissen, e per esempio offriva tra i suoi prodotti dei piatti con le figurine dei puttini della stufetta del Cardinal Bibbiena. Quindi, insomma, che rende possibile poi, insomma, completamente scisse, perché magari, come dire, nell'Ottocento magari non tutti sapevano che quella figurina specifica proveniva dalla stufetta del Cardinal Bibbiena, quindi però contribuisce a diffondere queste piccole immagini. Poi tanto per dire, per riagganciarsi sempre alle porcellane, sì, c'è la voce porcellana nell'Encyclopédie Méthodique, molto lunga, molto accurata, e soprattutto si sofferma sulla materia di cui si forma la porcellana, questo caolino che diventa quasi una chimera, insomma, da trovare.
E sulla pittura, per quanto riguarda la pittura, non offre, a memoria vado, modelli, non propone modelli per la pittura, ma si sofferma sui colori usati in porzellana, quindi insomma anche quella diffonde un po' questa cosa. Grazie, ho finito. Grazie, benissimo. Grazie. Allora, possiamo chiudere? Sì, sì. Grazie Francesco. Niente, allora io voglio solo ringraziare Giovanna Capitelli che ha presieduto l'incontro odierno, il quarto della sequenza, la discussion Carla Mazzarelli, i relatori Christoph Glorius, Grégoire Exterman, Stefano Cracolici, Crawford Alexander Mann, Manuel Barrese, grazie l'appuntamento, grazie a tutti quanti, anche a coloro che ci hanno seguito su webinar, l'appuntamento è per lunedì 8 febbraio, la stessa ora, 15:30, sull'ultima puntata di questa sequenza, di questa costellazione, come l'abbiamo definita, dedicata all'eredità di Raffaello, architetto e decoratore. Grazie a tutti e buona serata. Grazie. Grazie. Bravi, grazie. Grazie. Relatori. Grazie. Ciao, grazie. Arrivederci, buonasera. 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 Grazie. 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 Buonasera, buonasera. A lunedì prossimo.